una breve introduzione al tema così suggestivo che oggi è alla nostra attenzione, che è intelligence e globalizzazione, la nuova via della seta, che è un argomento, come vedrete, strategico, importante e per molti aspetti probabilmente decisivo. Uno degli argomenti dell'intelligence è la geopolitica, che è, in un certo senso, in maniera molto approssimativa, il collegamento tra le scelte politiche e la geografia, come la geografia condiziona la politica e viceversa. Ci sono diverse teorie per quanto riguarda la geopolitica. Una di queste dice che chi controlla l'Earthland, il cuore del mondo, e controlla poi tutto il pianeta. Altre teorie riguardano che chi controlla gli oceani controlla il mondo, chi controlla l'aria controlla il mondo, chi controlla le terre ai margini controlla il mondo. A queste teorie se ne aggiungono alcune nuove, e cioè che chi controlla il cyberspazio controlla il mondo. E poi un'altra teoria molto interessante, proposta pochissimi giorni fa dal premier russo Putin, è che chi controlla l'intelligenza artificiale controlla il mondo. Sul tema dell'intelligenza artificiale, credo che il Centro Studi sull'Intelligence dell'Università della Calabria, che ha promosso insieme al Master sull'Intelligence queste iniziative alla Fondazione Italia Domani, con la collaborazione della Rubbettino Editore e dell'Associazione Fiore di Lino, credo che nel prossimo anno dedicherà una riflessione molto attenta, perché il ruolo che avrà la robotica, l'intelligenza artificiale sul nuovo ordine mondiale non può che essere argomento che riguarda l'intelligence. Allora, in questa visione, per rimanere poi alle teorie tradizionali della geopolitica, mi riferisco a quella del grande gioco. Il grande gioco venne individuato nel XVIII secolo nella competizione tra Gran Bretagna da un lato e Russia dall'altro, e agli inizi dell'Ottocento questa dizione si deve a un ufficiale britannico. Ora, in questa situazione va definita quello che è il ruolo dell'intelligence e qual è la vera natura dell'intelligence, che dal nostro punto di vista non può che essere quella culturale. L'intelligence ha a che fare con l'intelligenza, che è la comprensione della realtà, e va inquadrata nell'ottica della comunicazione, che oggi è il paradigma assoluto dello sviluppo economico. Una premessa: la globalizzazione mette in competizione lo Stato e il mercato. Si parla di fine degli Stati-nazione, per come li abbiamo conosciuti dalla pace di Westfalia in poi, e la sicurezza è diventata un tema endemico della società contemporanea. Ieri abbiamo brevemente accennato alla simmetria strutturale tra stati democratici da un lato e poteri economici, poteri criminali e organizzazioni terroristiche dall'altro. Gli stati si muovono su base nazionale, le altre entità si muovono su base globale, quindi il contrasto diventa difficile. Così come abbiamo evidenziato la diversa modalità di selezione delle élite che rende deboli gli stati democratici rispetto alle organizzazioni criminali e terroristiche, che individuano le loro classi dirigenti sulla base dell'efficienza delle organizzazioni. Allora, sulla base di questo punto di vista, l'intelligence ha una funzione importante da una inevitabile dimensione economica. Ieri si è pure trattato sul tema della collaborazione internazionale dell'intelligence, e ci sono dei punti di vista che individuano una impossibilità nella condivisione delle informazioni di intelligence, in quanto queste rappresentano le informazioni di interesse nazionale, quindi si identificano con la sovranità nazionale. Ora, se è così,
opposto questa visione, l'economia è la base della potenza nazionale. Non è l'elemento esclusivo, ma è un elemento spesso prevalente, in alcuni casi esclusivo. E nella globalizzazione noi abbiamo più che alleati concorrenti. È stato detto ieri, gli alleati che non sono amici e gli amici che non sono alleati. E l'economia è sempre più finanziaria ed è sempre più collegata con internet. Oltre il 90% dell'economia dei paesi avanzati gira su internet. Allora, paradossalmente, a problemi globali, diventeranno sempre più globali i temi di preoccupazione universale, il clima, le risorse idriche, le risorse alimentari, hanno però una risposta inevitabilmente su base nazionale a livello prevalente. E a livello internazionale le regole sono spesso assenti, inefficaci o dettate dai più forti. In questo quadro il potere dell'informazione diventa decisivo. Sono molto contento che stasera con noi c'è Ida Dominiani, che è una grande giornalista italiana. E l'informazione ci fa comprendere la realtà. Ora, la comprensione della realtà è un esercizio da sempre abbastanza problematico, perché noi quando cominciamo a comprendere la realtà si è trasformata in un'altra cosa. È il concetto della nottola di Minerva di Hegel. Ora, noi viviamo in una fase di post-verità e di fake news, cioè una situazione in cui le opinioni si equivalgono e in cui arriviamo alla scomparsa della verità. Basta ascoltare un normale dibattito televisivo e abbiamo un interlocutore che dice A, l'altro dice l'esatto opposto, meno A, ed è un processo tutto intenzionale, volto a non fare comprendere a chi ascolta la realtà e l'entità dei problemi, perché non si vuole che la gente ragioni, ma si vuole che la gente parteggi, come nel Palio di Siena, mentre in quel caso è un esercizio nobile, perché è dovuto in genere, prevalentemente in base al territorio di nascita, parteggiare per una contrada. In questo caso invece è intenzionale, si vogliono tifosi piuttosto che persone che usino la testa e ragionino in maniera autonoma. Probabilmente, dal mio punto di vista, la disinformazione è lo spirito del tempo attuale. E la disinformazione, caro Beppe, serve sempre a qualcuno, quindi non è neutra. Allora, in un contesto in cui la ricchezza si dematerializza, come l'informazione, ogni paese va alla ricerca di mercati di sbocco delle proprie merci e di attrazione di capitali. In questi processi i servizi sono pienamente coinvolti, i servizi statali, sia per quanto riguarda le attività di spionaggio per valorizzare e difendere e valorizzare il patrimonio intellettuale, i segreti industriali, il patrimonio tecnologico, e sia nelle attività di controspionaggio, evitare che gli altri lo facciano. Allora, la sovranità nazionale si basa su tre assi principali: la politica estera, la difesa e l'autonomia monetaria. Ora, nell'ambito economico è evidente che occorre un impegno statale notevole, soprattutto in tempi di globalizzazione, attesi anche i limiti che il processo dell'Unione Europea per molti aspetti evidenzia. Allora, le informazioni, quindi l'attività di intelligence, sono strategiche e rappresentano un ambito vitale. Bisogna essere consapevoli di questo ruolo, e appunto per questo a livello di divulgazione culturale l'Università d'Estate sull'intelligence che abbiamo promosso va proprio in questa direzione. Quindi la consapevolezza deve essere certo a livello dei cittadini, ma ancor di più deve essere presente nelle classi politiche,
nelle classi dirigenti economiche e anche nell'ambito della magistratura. L'intelligence, lo abbiamo evidenziato, è un metodo per tutti che serve per prevenire e per provvedere. E c'è bisogno di una consapevolezza politica e culturale. Questa mattina nei laboratori che abbiamo tenuto è emerso questo concetto, cioè dell'intelligence come investimento culturale. Allora, in una riflessione di questo tipo, non possiamo non toccare il concetto di sicurezza, che dipende più dalle informazioni oggi che dalla forza militare. C'è un cambio di paradigma, perché il potere, più che agli stati, oggi sembra appartenere ai privati. Così come la forza è sostituita dalla conoscenza. Moises Naim, in uno dei suoi ultimi libri, non a caso parla di fine del potere e dice, ci ricorda, che oggi il potere è più facile da conquistare, ma è ancora più difficile da mantenere ed è ancora più facile da perdere. Se noi poi analizziamo e contestualizziamo nelle vicende domestiche questo concetto, capiamo come probabilmente alcuni cicli politici possano essere a breve termine. Allora, qual è la linea di fondo che guida la nostra attività? Secondo noi, a livello culturale, e quindi anche a livello scientifico, e quindi l'intelligence, secondo noi, dovrebbe essere una materia riconosciuta a livello accademico, c'è bisogno di più intelligence per tutti. L'intelligence, allora, questa sera, noi la decliniamo sotto la dimensione economica. Perché è così importante per gli stati? Per prima cosa, per attrarre investimenti stranieri. In secondo luogo, per occupare mercati di altre nazioni. In un certo senso si potrebbe definire un colonialismo con altri mezzi. Il successo degli stati deriva, in parte, alla quantità e qualità, soprattutto, di informazioni di cui dispongono le proprie classi dirigenti e sono in grado di utilizzarle. Quindi, e questi concetti sono concetti molto importanti. Allora, il dominio nel XXI secolo, nonostante gli investimenti nella difesa siano cresciuti e ci sia coincidenza tra investimenti tra industria bellica e sviluppo economico, e si stanno divaricando dal 1945 in poi. Vediamo quello che sta succedendo alla Cina e quello che sta succedendo agli Stati Uniti d'America. Quindi la liberalizzazione del commercio mondiale può minacciare in molti casi il benessere e la sicurezza degli stati. E gli stati sono minacciati, e questo è un punto di vista che ripetiamo spesso nelle nostre lezioni, soprattutto dalla criminalità organizzata, che rispetto al terrorismo è un pericolo molto più incombente, molto più grave, molto più radicato. Allora c'è bisogno di compattezza delle classi dirigenti nazionali che devono fronteggiare situazioni diverse, e quindi alla base del sistema democratico c'è il tema della rappresentanza. E l'attuale crisi del sistema democratico, secondo la mia pista interpretativa, è una crisi della rappresentanza, è una crisi di classi dirigenti. Allora, gli stati, e vado alla conclusione, di fronte a questi scenari, hanno cercato di ipotizzare diverse strategie. Gli Stati Uniti, da Clinton in poi, la difesa delle imprese americane. La Germania è un caso a sé, perché riesce a fondere le informazioni del settore privato e del settore pubblico creando un autentico sistema nazionale. La Russia ha orientato negli ultimi decenni i servizi da obiettivi politici a obiettivi economici. Il Giappone ha sempre considerato l'informazione come motore dello sviluppo, ha molto risparmiato nella ricerca, il Giappone copiando quello che si faceva nel resto del mondo. E c'è una sintesi, secondo alcuni, nelle politiche giapponesi
tra disinformazione russa e valorizzazione del capitale intellettuale anglofono. Nell'Unione Europea i limiti quali sono? Sono derivati dalla mancata integrazione delle economie nazionali. Ora, non entro nel merito delle vicende dell'euro, che non è il tema di questa sera, ma è un tema che certamente segna in una direzione o nell'altra. L'intelligence economica non è considerata però una priorità per gli stati né per le imprese. In questa strategia c'è quella della Cina, della nuova via della seta, che probabilmente tra tutte quelle che abbiamo declinato finora potrebbe essere quella più rilevante. A parlarci questa sera di questo tema fondamentale sono due esperti importanti del nostro paese. E Antonio Selvatici, che è uno dei massimi esperti italiani di contraffazione, conosce il mercato economico cinese, ha studiato molti aspetti dell'intelligence economica a livello globale. E poi un testimone dal vero, Beppe Rao, che per 8 anni è stato il responsabile della consigliere per l'innovazione nell'ambasciata italiana a Pechino. Oltre a essere stato il primo e unico coordinatore del forum della società dell'informazione presente all'interno della presidenza del Consiglio dei Ministri con presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Allora abbiamo un parterre molto qualificato, ascoltiamolo con grande attenzione. Antonio Selvatici. Allora, il professor Calicinuri nella sua introduzione abbastanzamente ha cominciato a parlare di competizione, no? Ma il discorso mio è competizione quale? Competizione nel senso probabilmente classico, no? Economico, invece per quel che riguarda la Cina probabilmente c'è un tipo di competizione diverso, cioè ci sono sistemi politici e economici che devono competere fra di loro. Quindi la competizione non è perfetta come magari si potrà studiare nei testi classici di economia, ma è una competizione, no? Impari. È come se a livello globale giocassimo tutti quanti al Monopoli, però alcuni partono già con avendo, no, le famose 4 stazioni, le acque, quant'altro, eccetera. Quindi si gioca a un gioco globale con regole diverse. E naturalmente questo sta penalizzando fortissimamente l'Europa. Allora, scusate. Allora, moriremo cinesi, no? Insomma, un po', lo vedremo in alcuni slide, cioè che cosa succederà all'Europa? No? Nei prossimi 5-6 anni, cioè i cinesi che cosa stanno facendo, come si stanno muovendo, soprattutto in base, io sono andato ad analizzare per esempio gli appalti o comunque le conquiste che stanno facendo, vedremo in alcuni nodi strategici in giro per il mondo, e ho cercato di capire se questo schema fosse comunque riproducibile. Allora, che cos'è la nuova via della seta? La via della seta marittima è la più importante rotta marittima che collega la Cina all'Europa. Sostanzialmente le merci partono dalla costa, no, della Cina, vengono raccolte, poi dopo passano attraverso l'oceano, arrivano soprattutto dopo l'ampliamento del canale di Suez, no, entrano nel Mediterraneo e poi dopo in parte proseguono verso Rotterdam e in parte invece si fermano nel bacino stesso. Allora, alcuni dati, non quantitativi, ma solamente, insomma, la Cina è per quantità il primo paese esportatore del mondo e le merci si esportano via nave, quindi capiamo l'importanza comunque di una via marittima. E la nuova via della seta la si trova comunque, adesso ha cambiato nome, no? Comunque la si trova citata comunque nei testi normalmente con One Belt, One Road, questo perché è una cintura, andiamo a vedere di che cosa si tratta esattamente la cintura. Questa è una frase scritta dal professor Caligiuri, oh che bello, nel suo ultimo libro, che apprezzo e condivido assolutamente, e
prima si sente? Ecco, cercando di osservare il fenomeno da un'angolazione un po' diversa, mi sono chiesto, ha senso ancora adesso immaginare la via della seta solamente come, no, analizzarla solamente dal punto di vista economico, o ha senso cominciare a guardare il progetto via della seta, no, attraverso delle altre angolazioni? Allora, professor Caligiuri l'ha più volte citato anche nelle sue lezioni, questo famoso libro Guerre senza limiti, uscito nel 1999, pubblicato in Italia alcuni anni dopo da un piccolo editore di Trieste, la rivista Gnosis, la rivista dei servizi, ha dedicato alcune pagine a questo libro, sostanzialmente ha un pochettino, dal punto di vista teorico, cambiato, no, quella che era l'idea di guerra, cioè il tipo di guerra diverso. La guerra poteva essere non la guerra solamente, notate che il libro è uscito nel 99, quindi la guerra non era solamente quella dei carri armati, quella dei cannoni e quant'altro, ma le guerre potevano essere diverse. La teorizzazione delle guerre non convenzionali, quindi con attacchi terroristici, quindi anche attraverso la finanza internazionale, no, è stata per la prima volta teorizzata da allora un colonnello ed ora generale cinese. Lo stesso però, nel marzo 2016, ha cominciato a suggerire, a teorizzare quello che era, quello che è, no? La via della seta. Lo stesso comincia, e lo si legge tranquillamente, dire insomma, la Cina, no, per essere forte, ovviamente forte, deve, no, avere il controllo delle rotte commerciali. Quindi non è solamente un discorso puramente economico, ma questo è un discorso strategico. Ancora, questo personaggio, che è stato vice ministro degli esteri fino a poco tempo fa, nonché lavora in questo centro studi molto importante, e guarda caso un teorizzatore, è uno che ha teorizzato anche lui la via della seta. E andiamo a vedere un pochettino quello che ha scritto in alcuni suoi scritti. Sostanzialmente loro dicono che l'ordine democratico occidentale è in crisi, quindi cerchiamo di proporre al mondo un nostro modello politico e di gestione. È stato in parte anche ripreso dalla rivista Orizzonte Cina e comunque anche dalla rivista, dall'agenzia Asia nel 2017. Comunque si punta a definire un nuovo ordine mondiale, o meglio a dettare le regole del sistema attuale. Cioè, adesso sto esagerando, no? Però probabilmente la via della seta è uno strumento strategico con cui la Cina cerca di imporre al globo, diciamo così, un suo modo di pensare, un suo modo di far politica, un suo modo di governare anche l'economia in maniera diversa. Allora, innanzitutto, sleghiamoci dall'idea che abbiamo noi occidentali di un'economia capitalista, cioè legata al profitto. In Cina tutta la via della seta è finanziata e pagata dal governo. Quindi l'utile per loro, no? Noi siamo molto abituati, no? È assolutamente secondario in questo progetto. Poi, questo è uno dei casi di cui parlerò dopo, no? I sistemi democratici occidentali sono fragili, le nostre democrazie sono fragili, questo credo che siamo tutti d'accordo. Le nostre decisioni economiche, la nostra politica economica, di fatto non esiste. Le nostre politiche economiche hanno un raggio, no, di un anno, due anni, poi forse. No, invece la politica, comunque sono politiche economiche di breve termine. In Cina invece le politiche economiche sono pianificate, ma sono pianificate dal partito, sono pianificate dal governo. Quindi, attenzione, la criticità, cioè noi in un sistema competitivo globale dobbiamo capire che da una parte abbiamo lo Stato che finanzia, abbiamo uno Stato che decide, non abbiamo un sistema democratico, io ho messo fra virgolette, fragile, e quindi sicuramente questo sistema
ha una marcia in più. Loro possono veramente governare. Il Partito Comunista Cinese può decidere. Non ci sono i problemi che da noi, l'IMU, il COSO, le tasse se tornano i conti, no? I sindacati, quant'altro, eccetera. Questi fanno sul serio. Perché? Perché la costruzione dello Stato stesso permette questo. Quindi la competizione è tra un modello cinese che funziona e un modello occidentale che è comunque fragile. E quindi loro partono avvantaggiati. Ripeto, non solo dal punto di vista economico, ma perché sono diversi da noi. Non dimenticatevi questo. Il Made in China 2025. Questo è il più grande progetto economico globale di piano di strutturazione di un'economia. Allora, noi siamo deboli, anche perché a volte siamo un po' orbi, no? Provate a pensare alla politica di Bruxelles sulla Grecia. La Grecia, fortemente attaccata da Bruxelles, ha guardato a est e i soldi se li ha fatti dai cinesi. Quindi noi adesso il cavallo di Troia ce l'abbiamo seriamente, ed è il Pireo e non solo, perché buona parte dei commerci cinesi, dell'attività portuale e non solo in Grecia, sono totalmente in mano ai cinesi. Beh, lo stesso cosa di embargo. L'embargo all'Iran ha favorito fortemente gli accordi commerciali fra Iran e Cina. L'embargo a Federazione Russa ha favorito comunque, no, una formazione di un triangolo molto importante che è Pechino, Mosca, Teheran. Non dimentichiamoci queste cose, perché queste influenzeranno quelle che sono le decisioni di questi tre importanti stati. Io non sto a leggere tutto quello che ho scritto, no? Però per esempio, insomma, qual è la società che adesso sta lavorando per la riorganizzazione, no, del reparto nucleare in Iran? Beh, guarda caso, è un'azienda cinese, non è un'azienda europea, e non è un caso. Questi sono brevemente, no? Questi sono gli scambi che ci sono, no? Forniture di petrolio, forniture di armi. Quando disgraziatamente abbiamo deciso di non fare South Stream, beh, cosa fate i russi secondo voi? Ah, cari signori, a parte danneggiare la Saipem, eccetera, eccetera. Beh, cari signori, voi non volete la costruzione di questa pipeline, no, tra Federazione Russa e l'Europa, non c'è mica problema, l'hanno riprodotta dall'altra parte, cioè da Mosca verso Pechino. Beh, noi, la nostra politica molto cieca degli ultimi anni non ha fatto altro che favorire gli accordi commerciali tra i paesi occidentali, tra i paesi non occidentali e la Cina. La Cina si è infilata intelligentemente. Guardate, sotto embargo, queste sono le armi che la Cina ha venduto all'Iran. Embargo, non c'è problema. L'Iran le va a comprare in Cina le armi. Tra l'altro poi dopo, armi copiate da chi? Dagli italiani. Se noi siamo bravi a produrre armi, i cinesi ci comprano le armi, poi le copiano e dopo le vanno a vendere all'Iran. Allora, per cui la via della seta, per cercare di riassumerlo, l'ho diviso dal punto di vista proprio puramente accademico, ma per cercare di far capire, un progetto commerciale, militare di approvvigionamento energetico e non solo. Proviamo a parlare di cifre. Investimento iniziale 140 miliardi di dollari. Allora, voi provate a pensare, in Italia e generalmente in Europa, o comunque in un'economia occidentale, no? Che litighiamo per il decimo
quella virgola del PIL di questo e dell'altro. Qua, questi signori, 3 anni fa, hanno messo sul tavolo 140 miliardi di dollari. Per cominciare, questi sono i soldi che la Cina ha deciso di buttare sul tavolo per incominciare il progetto. E per quello che per noi occidentali è difficile competere con queste cifre, è difficile competere con questi. Per questi soldi, li hanno tirati fuori neanche un anno, li hanno messi sul tavolo. Adesso ci andiamo a conquistare, cavolo. Allora, della Via della Seta ci saranno 100 versioni diverse, con 100 mappe diverse, pubblicate da 100 studi differenti. Quindi ne trovate di tutti i colori. Questo proviene da fonte cinese. Prendiamola per buona. Le merci vengono raccolte dalla parte orientale della Cina, dove ci sono i porti, passano dallo stretto, arrivano a Gadar, Gibuti, Suez, Pireo e Venezia. Venezia è, o era, o doveva essere meglio, il terminale della Via della Seta. Quindi l'Italia è fortemente interessata al progetto. Questa è la Via della Seta marittima, quella in rosso, e quella in blu comunque è la Via della Seta ferroviaria, e per quello che si chiama la cintura, no? Perché poi dopo crea una cintura. Vediamo altre. Questa è un po' più chiara, fa vedere un pochettino, importante questo braccio ferroviario, e un pochettino fa vedere, no, quali sono i percorsi. Vedete comunque che il terminale è sempre Venezia, quindi l'Italia è fortemente impegnata nel progetto della Seta. Questo è un centro studio tedesco che fa vedere un po' meglio e soprattutto quantifica, no, vedete tutte queste che sono le linee ferroviarie. Allora, che cos'è? Io poi sono un esperto di questioni marittime. Comunque, che cos'è la Cosco? La Cosco, dopo la fusione tra due società cinesi, beh, naturalmente a capitale pubblico, questi non sono dei privati. La Cosco è capitale pubblico, quindi è del governo cinese. 1114 navi, il più grande gruppo armatoriale del mondo, 46 terminal gestiti, leadership mondiale nel segmento della vendita del bunker, che è il carburante che usa le navi. Allora, perché interessa l'Italia? Perché inizialmente Venezia era considerato il terminale della Via della Seta marittima. Arriviamo a Venezia. Il progetto inizialmente come era stato strutturato? Beh, si è detto, ad oggi il porto di Venezia movimenta circa 500.000 di TEU all'anno. I TEU che cos'è? Sono dei container di circa 40 piedi. È un'unità di misura che viene usato giusto per far capire, no, la dimensione. Beh, insomma, il progetto è quello di portare entro 2030 6.000.000 di TEU all'anno il porto di Venezia. Quindi da mezzo a 6 è un per 12. Di cosa stiamo parlando? In Italia nel 2013 sono stati movimentati 10.000.000 di container. Allora, guardate, non c'è proporzione tra 6 e 10. Provate a pensare all'incremento di merci che dovrebbe entrare in Italia, oppure, lo vedremo, alcuni porti in Italia potrebbero rimanere un po' cresciuti, tipo Gioia Tauro. Perché Venezia? Cosa ci dicono i cinesi? Cosa ci dicono i loro studi? Lo dicono, beh, perché la destinazione è più vicina al centro Europa. E per noi, per i cinesi, il centro Europa è l'obiettivo, è il futuro obiettivo dei cinesi, dove si concentrerà la manifattura dell'Europa. Si vede anche nella polimetria del loro prodotto, lo dico, la manifattura europea si concentrerà in quella zona. E quindi noi lì dobbiamo arrivare, e dobbiamo arrivare al minimo costo e col minimo sforzo. Quindi, secondo i loro studi, 2030 aumenterà moltissimo il traffico delle merci, raggiungere l'Europa al minor costo, naturalmente, e quindi si introduce il tema delle grandi navi. Le grandi navi sono quelle che possono trasportare
perlomeno 18.000 TEU, cioè 18.000 container. Questa è un po' storicamente l'evoluzione delle dimensioni delle navi in Italia. Si parte, no, da quei da 500 TEU del dopoguerra a oggi, no, le navi 18.000 TEU. Che cos'è una nave da 18.000 TEU? È una nave che è lunga 400 metri, 4 campi da calcio. È una nave che è lunga 4 campi da calcio ed è alta 25 metri, se non sbaglio. Ecco, guardate, 25 agosto di quest'anno, MSC è già pronta, anzi sta acquistando 11 navi da 22.000 TEU, spende 1.5 miliardi di euro, quindi è vero, questa è la tendenza e questo sta succedendo. Quindi noi avremo, questa versione inglese, questo è un articolo su un sito coreano, quindi anche, cioè la tendenza adesso, no, è il trasporto delle merci attraverso grandi navi. Bene, allora, ma queste grandi navi come fanno ad arrivare a Venezia? Il porto commerciale di Venezia è, rispetto a quello di Gioia Tauro, sostanzialmente ridicolo. Bisogna fare un nuovo porto. Allora, non dimenticatevi questa slide prima di entrare vi fa vedere il disegno del nuovo porto. Allora, è una strategia infrastrutturale, questi sono nuovi termini, quindi usare, no, le infrastrutture come di strategia di conquista economica e politica, però serve anche per espandersi militarmente, nuova via della sede. Serve per gestire i porti strategici, per gestire le rotte terrestri strategiche, una conquista commerciale e soprattutto anche la costruzione e gestione delle cosiddette free zone, dove impiantare delle manifatture che possono produrre a fiscalità neutra. Questa è la parte più noiosa. Allora, cos'è che studiando ho trovato lo schema che comunque si riproduce in tutti i porti e tutti i nodi della via della sede. Allora, attraverso sostanzialmente due banche, naturalmente pubbliche, i cinesi investono in un sito, Gadar, vedremo, in Pakistan. I cinesi vanno lì, dicono, cari signori, noi vogliamo costruire un porto, e il Pakistan dice, e noi i soldi non li abbiamo, beh, te li do io. Il porto lo costruiamo, ma io non ho imprese, bene, te lo costruisco io, però in cambio te lo gestisco io. Lo gestisco io per 40 o 50 anni, i contratti sono questi. Quindi questo è lo schema che noi vedremo riprodotto in tutti i nodi della via della seta marittima. Ok, allora naturalmente non vi sto a annoiare, no, con il nome di tutte le imprese, tutte le banche che stanno costruendo, sono circa una dozzina. Vedrete, no, che appaiono, no, in tutti i nodi. Gadar, questo, è la foto del porto in costruzione. Ma perché qui? Ma semplicemente perché da qui passa il petrolio. Per questo stretto qui, per questo pezzettino di mare, transita il 60% del petrolio consumato nel globo. Se io mi costruisco un porto qui, io controllo questo. Non a caso Gadar, che come vedete è un posto abbastanza sfortunato, no? viene scelto perché strategicamente io controllo il transito di questo, delle petroliere. Questo nodo è controllato dagli Stati Uniti oggi. Allora, per unire la via marittima alla via terrestre si è pensato anche, i cinesi hanno pensato di costruire anche un braccio ferroviario lunghissimo e costosissimo. Qui ho trovato anche dei disegni più recenti, questo è Wall Street Journal che ne ha parlato, perché la stampa italiana ne parla pochissimo di questo, la stampa europea ne parla pochissimo della via della seta, dal punto di vista proprio economico e tecnico, ne parla molto di più, soprattutto gli Stati Uniti, perché sono un po' preoccupati. Qua vediamo, no, l'articolazione un pochino della via della seta e vedremo anche come sulla via della seta comunque i cinesi hanno intenzione di costruire 30 centrali nucleari. Arriviamo qui, siamo a Gibuti. Gibuti è uno stato piccolissimo,
no, siamo il Corno d'Africa. Djibouti ha una fortuna e una sfortuna. La fortuna è quella di essere qui, per cui di fronte a Djibouti, no, transitano tutte le navi che passano per il canale di Suez. Djibouti è una sfortuna, che poverino. Ecco, vedete, questo è Djibouti, no? Le navi passano di qui, c'è nulla da fare. Djibouti, poverino, ha una sfortuna, andiamo a vedere il PIL, poveracci. Il 47% ha un PIL ridicolo, ma il 47% del PIL no, deriva dal trasporto e dal commercio. I cinesi cosa hanno fatto? Con lo stesso schema, no? Che si riproduce, quindi finanziare, costruire e gestire, attraverso le solite società, si sono offerti e stanno costruendo due porti, due aeroporti e soprattutto la loro prima base navale militare al di fuori del continente. E come vedete, no? Ah, tra l'altro poi c'è anche Little Fair, stranamente, il consulente in una di queste costruzioni italiana. Come vedete le società, no, sono sempre quelle che si società cinesi. Questo è ancora un autoporto, investimento 64 milioni di euro, vedete? Sono sempre gli stessi. Questo sponsorizza e questo costruisce. Questo è porto e aeroporto. Saliamo lungo il canale di Suez. Arriviamo a nord, arriviamo in Egitto. Port Said, alto porto, importante. Port Said, guarda caso, i cinesi, beh, dopo l'ampliamento, i cinesi hanno deciso di fare dei grossi investimenti a Port Said, con lo stesso schema, una società, no, finanzia, l'altra costruisce e l'altra gestisce. Capite come da Gadà controllo 60%, no, della movimentazione del greggio via nave del mondo. Da Djibouti controllo l'ingresso delle merci su di Suez, da qui quella nord e poi arriviamo al Pireo. Pireo, ripeto, torti in faccia da Bruxelles, bene, il porto del Pireo ad oggi è sostanzialmente cinese, è una novità, insomma. Quindi Pireo è cinese. Questo cosa comporta? Comporta soprattutto per noi italiani, che noi abbiamo una buona rete di imprese manifatturiere, che chi controlla il porto, perché ha tirato fuori tanti quattrini, naturalmente non vuole che le autorità greche vadano a controllare quello che loro fanno. Allora, la Grecia fa parte dell'Unione Europea, quindi la Grecia è diventato un hub in cui le navi, le grandi navi cinesi portano la merce viene sdoganata e viene caricata su navi più piccole. Ma facendo così, siccome questa movimentazione avviene all'interno dell'Unione Europea, la merce diventa intraeuropea e chi fa i controlli sa benissimo che è difficilissimo controllare la merce quando diventa intra. Allora, buona parte del porto di Taranto, la società che gestisce il porto di Taranto, ad oggi no, è capitale cinese. Però si è visto che c'è stato uno svuotamento di clienti da Taranto che attualmente si sono spostati al Pireo. Quindi Taranto sta subendo moltissimo il Pireo. Allora, c'è anche comunque, questo è un aspetto, la stessa Costco, anche delle navi, no, da crociera, i quali naturalmente e giustamente dal loro punto di vista hanno deciso di incrementare fortemente il turismo in Grecia, probabilmente stanno acquistando due aeroporti sulle isole greche perché vogliono far arrivare naturalmente i loro croceristi. Segue l'idea originale, era quello che da Atene ci dovesse un braccio ferroviario che andava a raggiungere Belgrado. Perché? Perché era l'obiettivo, era ed è l'obiettivo dei cinesi, cioè quello di raggiungere, no, quella parte dell'Europa orientale. Investimento previsto 2,9 miliardi di dollari pagati dai cinesi.
Poi l'altro giorno e 5 giorni fa, la Limes Trieste, con grandi titoli, ha pubblicato la notizia che c'era, no, l'idea di costruire, che i cinesi, sempre a loro spese, quant'altro, con lo stesso schema, devono costruire un canale navigabile che collega comunque la Grecia con Belgrado, facendo in quell'articolo anche grande confusione, devo dire, perché questo non è alternativo al passaggio di una nave da 20.000-18.000 TEU, no? Infatti poi dopo l'Università di Belgrado sono riuscito a avere, no, alcune sezioni del canale, e vediamo che nel canale poi dopo possono passare, transitare solamente le chiatte, quindi sostanzialmente non va a inficiare quello che era il progetto marittimo iniziale. Alla conquista del Mediterraneo, i cinesi vogliono conquistare il Mediterraneo, quindi stanno investendo in Algeria, e qua un pochettino, vedete che sono sempre società, 23 moli, 6 milioni di teo l'anno. Vabbè, Iran l'ho già detto, Tanzania, ecco. Allora, quanto costa questo progetto? Oddio, e chi paga? Lo sappiamo già. I finanziatori sono questi, la Silk Road, no, mica per niente, un fondo partecipato, naturalmente da chi? Dalle stesse banche, che sono le stesse banche che poi dopo stanno, no, che hanno acquistato poi dopo i porti. Ripeto, primo versamento, 40 miliardi di dollari americani. Un altro finanziatore, l'ABB, capitale iniziale 100 miliardi di dollari. Il governo italiano ha partecipato con una quota piccolissima di 514,36 milioni di dollari. Allora, adesso non vi faccio... La Via della Seta si farà, arriverà in Italia, non sappiamo ancora se a Venezia, Trieste, dove, quant'altro, eccetera. Cosa deve fare l'Italia? Beh, innanzitutto non deve subirla. Cioè, i cinesi sono determinati a farla. E se così deciso, sono ottime probabilità che lo facciano. Ma cosa fa l'Italia? Lo subisce? La subisce? Allora, andiamo a vedere un pochettino. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima ancora. Questi sono, in ordine cronologico, gli acquisti che ha fatto la Cosco o comunque altre società cinesi, no, nel Mediterraneo. Quindi noi da qui capiamo, ha comprato Belgio, Egitto, Israele, Turchia, Grecia, Olanda, Spagna, Savona, Vado Ligure, e sono a progetto sugli Emirati Arabi. I cinesi stanno cercando di conquistare il bacino del Mediterraneo e lo fanno con i patrioti. Allora, questa, per darvi un'idea, sono all'interno dei singoli investimenti, sono le singole iniziative che sono in piedi. Per darvi un'idea, sono 10 facciate, sono per cui ve ne proietto uno, ve l'ho risparmiato le altre. E Venezia? Allora, nell'ultimo numero dell'IMES, nel 417, c'è un intervento del professor Paolo Costa, il quale... è stato sindaco di Venezia, è stato rettore, è stato eurodeputato e poi dopo è stato per 2 mandati presidente dell'autorità portuale di Venezia. Lui ha spinto a livello italiano e politico a Roma, a Bruxelles e chissà Dio dove, no, l'attuazione del porto di Venezia. Lui stesso lo scrive, lui stesso lo dice. Ma cos'è? Ecco, questo è il porto di Venezia, il disegno. Allora, voi provate a pensare, allora, in fondo di Venezia ce n'è una, no? Voi provate a pensare, allora, siccome nel porto attuale di Venezia commerciale non ci sono i fondali, perché comunque una nave da 18-20 mila teo pesca quasi 20 metri, l'idea geniale è stata quella di costruire un porto offshore, quindi a circa 2 miglia dalla costa, questo, no, è un po' lo schema, far arrivare qui le grandi navi scaricano i container e proprio attraverso delle mamma vessella chiamato, cioè attraverso delle chiatte raggiungono, no, Venezia e Chioggia. Bene,
questa è una grande nave. Allora, 18.000 TEU sono 18.000 container. Un camion, un auto articolato, un tir, chiamato come volete, trasporta due container. Quindi sono 9.000 camion. Ma noi dove ce li mettiamo 9.000 camion? Allora, dove li facciamo arrivare? Venezia non ha all'interno del porto un sistema, no, di smistamento dei container. Non ha una linea ferroviaria sufficiente per lavorare e smistare questi container. Cioè, siamo appena riusciti a ottenere, no, la nuova tangenziale di Mestre, grazie a Dio la nuova autostrada di Mestre, dove mettiamo questi container? Dove arrivano? Questa è, per dare un'idea, le navi che il professor Paolo Costolo fa arrivare a Venezia. Queste a Venezia. Allora, ancora Paolo Costa su Limes dice: ma guardate che a quel porto, primo conti, 2 miliardi e 200 milioni di euro, perché gli italiani non ce li hanno quei quattrini. E come dice lo stesso Paolo Costa, li mettono i cinesi. Cioè l'idea comunque della costruzione del porto, del nuovo porto commerciale di Venezia, è i cinesi che con lo stesso schema finanziano, costruiscono e gestiscono. Velocemente ai cinesi, poi dopo era stata già assegnata a parte la progettazione, però siamo in Italia, quindi il forte decisionismo, no, dei cinesi, appena Paolo Costa gli è scaduto il mandato, il senatore, no, Casson, comunque già presentato interrogazione parlamentare dicendo che parte delle carte, no, che facciamo parte della parte quant'altro eccetera, non erano corrette. Infatti qua scritto che probabilmente l'inefficienza amministrativa italiana è più forte della strategia commerciale militare cinese. Naturalmente, appena Paolo Costa ha abbandonato, no, perché era scaduto i mandati, il sindaco di Venezia ha detto: ma possiamo farli arrivare da un'altra parte. Poi a un certo punto si inserisce Trieste dicendo: no, 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 li facciamo arrivare da noi. Perché? Perché noi abbiamo i fondali giusti, Venezia e Trieste, i fondali dei 20 metri, e perché poi dopo riescono comunque a movimentarli molto meglio. Infatti questo è un articolo dell'altro giorno, il piccolo dice: guardate che i cinesi sono a Trieste lungo la via della seta. Quindi noi ad oggi non sappiamo, no, chi, cioè, se la via della seta verrà a Venezia o a Trieste, molto probabilmente a Trieste che a Venezia. Chi sono gli sponsor politici? Ecco, questo è Romano Prodi, questo è il figlio Giorgio, sono i grandi sponsor della via della seta. Non lo dico io, ma questa, no, è un articolo di Milano Finanza che faceva la cronaca di un incontro che c'è stato, dice: ma guarda caso, no, chi si rivede, no? Prodi è figlio Giorgio e Paolo Costa è figlio Alessandro, che guarda caso il Giorgio, figlio di Romano Prodi, ha una cattedra e si occupa di affari cinesi, così come Alessandro, il figlio di Paolo Costa, no, ha degli interessi, diciamo, in cose cinesi. Questo evidentemente che sono i genitori che vogliono sistemare i figli. Allora, dal progetto militare, no, a quello commerciale, allora, attenzione, che fatto 100 la spesa militare globale, 13% è Cina. La Cina si sta fortemente armando. Perché? Beh, perché semplicemente una cosa, perché vuole controllare militarmente i corridoi marittimi, quindi alla via della seta ci sarà comunque anche un controllo militare. Questa è una foto del satellite della base Djibouti che stanno costruendo, questo sto andando avanti, ecco, difesa militare delle rotte sicure, quindi i cinesi vogliono difendere le proprie rotte. Vado veloce, di questo se ne sente parlare ogni tanto. I cinesi hanno deciso, invece di acquistare portaerei, ad oggi i cinesi hanno portaerei solamente, di armare i loro reef, no? Queste sono una serie di reef contesi e stanno cercando di armare, vedete, questi sono dentro questa strana area. Come vedete, queste sono le foto del satellite e si vede come queste sono rampe di lancio di missili. Queste adesso le faccio vedere velocemente, chiaramente l'hanno trasformato, no, in un aeroporto. Quest'altro, e come i cinesi, questa è una rampa di lancio di missili, questa è come i cinesi, per controllare
loro che stanno trasformando i RIF in basi militari. Qua ce ne sono diverse, che sono i raggi d'azione dei vari missili. Ok, questo vado velocemente, avanti. Non dimentichiamoci la guerra dei canali. Attenzione, c'è l'idea comunque di fare, no, un nuovo canale, cioè di doppiare Panama. Questa è l'idea cinese, questi sono alcuni disegni, questo lo dovete valutare come vi interessa. Ecco, progetto approvvigionamento, attenzione, sottovalutato. I cinesi hanno comprato la Syngenta, sono due grandi gruppi mondiali che producono e tengono i brevetti delle sementi, la Monsanto americano, la Syngenta svizzera. Gli americani hanno comprato, i cinesi hanno comprato la Syngenta. Che cosa sta succedendo? Alcuni stati europei stanno cercando, no? Gli Stati Uniti c'è una barriera all'entrata, c'è una commissione che stanno cercando anche ecco, ultime due diapositive. Allora, l'Europa ha fermato il progetto, no, della ferrovia che vi dicevo, qualche parte da Atene andava a Belgrado, e questo proprio dell'altro giorno, proviene da Bruxelles, rassegna stampa, questo se ne sta parlando moltissimo in ambito della comunità europea, cioè di istituire comunque una commissione che fa da filtro agli acquisti strategici della Cina. Bene, adesso io direi che c'è una parte invece più tecnica che se va bene salterei, grazie. Perfetto, grazie. Grazie ad Antonio Soldati per questo interrogativo. Moriremo cinesi, dato che qui qualche giorno fa Ciriaco De Mita ha inaugurato la sezione della DC. Qualcuno magari dice meglio morire democristiani che morire cinesi. Torna a Soveria dopo aver partecipato a due università d'estate di Soveria, partecipa adesso all'università d'estate sull'intelligence. Non c'è due senza tre. Grazie per essere ritornato. Buonasera a tutti, grazie Mario per questo invito, mi giunge particolarmente gradito anche perché sono passati 10 anni dalla mia ultima visita, e lasciatemi dire che è bello tornare in questa, io definisco un'enclave d'Italia, non solo della Sardegna, perché in questa piccola comunità Resila avete le migliori e più innovative case editrici d'Italia, che fa onore a questa terra, e avete un sindaco che io non devo, adesso vice sindaco che non devo stare a voi a descrivere, le cui qualità non devo stare a descrivere a voi. Stasera abbiamo anche il piacere di avere un'altra illustre calabrese, la professoressa Dominianni, che è stata per noi ed è ancora per noi, è stata per tanti anni e lo è ancora adesso, una delle guide per capire non solo i percorsi del nostro paese ma anche i percorsi della comunità internazionale in generale. Ma lasciatemi dire questo per cominciare. Avevo pensato di seguire una serie di slides, ma forse è meglio abbandonarle perché il tempo è un po'. Come si va? Io inizierei la discussione questa sera sul tema della crisi di governance della comunità internazionale. Noi siamo di fronte a un'evidente crisi di legittimazione della leadership della comunità internazionale. Noi viviamo tutti i giorni conflitti armati tra stati, guerre civili, le divergenze tra le superpotenze, il terrorismo, la crisi economica e finanziaria, lo sviluppo che non è sostenibile, la povertà, l'immigrazione, il divario della la mancata distribuzione di conoscenza nel mondo. E questi sono fenomeni che generano insicurezza, paura
nelle popolazioni. Poi ovviamente ci sono forze che speculano anche su questi sentimenti, ma questo ci porterebbe lontano. E come tenta la comunità internazionale di superare queste crisi? Cerca di crearsi dei nuovi equilibri e di crearsi anche delle nuove sedi di legittimazione. Una volta c'era solo il G7, ci siamo inventati il G20, insomma, per allargare la multipolarità del sistema internazionale. Ma se voi guardate e studiate bene la geografia, la geopolitica del mondo, vi accorgerete la sempre maggiore influenza delle organizzazioni regionali, organizzazioni tra stati a livello regionale. La più influente di tutte è l'ASEAN, i paesi del sud-est asiatico, del Pacifico. Ma poi ci sono, pensate al fenomeno dei BRICS, no? I cinque paesi, le cinque superpotenze emergenti. Ma se vogliamo proprio dire qual è stato l'elemento che più ha, consentitemi questo termine, sbaragliato un po' l'ordine mondiale, è stata la Cina, è stato l'avvento della Cina nel nuovo ordine del mondo. Ma è una storia lunga che andrebbe un po' raccontata e non abbiamo il tempo, certo non possiamo percorrere 5.000 anni, però io vi segnalo una data, 1840. Che cosa accade nel 1840? La guerra dell'oppio. Con la guerra dell'oppio, che adesso non abbiamo tempo di ricordare, inizia la dominazione straniera sulla Cina. Ed è un secolo, dura un secolo durissimo. Un secolo durissimo in cui un'antica civiltà, pensate del 1700, la Cina è il primo paese al mondo per PIL, paese dell'innovazione, le quattro grandi scoperte, era di invenzione, scusate, paese avanzatissimo per una serie di ragioni, gli inglesi, sapete, sono maestri nel combinare guai nel mondo. Questo secolo di dominazione, a cui abbiamo partecipato anche noi, per fortuna, senza fare eccessivi danni, è stato un secolo che viene denominato il secolo dell'umiliazione occidentale o straniera. È quel secolo in cui i cinesi hanno subito le angherie dei giapponesi, no? Se voi avete l'avventura di vivere per un periodo in Cina, vi accorgete il sentimento contro i giapponesi. Nasce dalle angherie che hanno subito i cinesi durante quel secolo. Con Mao, questo secolo viene interrotto con la lunga marcia di Mao, che per fortuna vince, il giudizio, vince la guerra civile contro Chiang Kai-shek. E che cosa accade nel 1949 con l'instaurazione della Repubblica Popolare Cinese? E la Cina si richiude su se stessa. Fino al 1980 la Cina diventa quasi impenetrabile. Forse i cinesi un po', l'ideologia di Mao, ma soprattutto la Cina ha subito troppo e deve ricompattarsi. Adesso io non voglio stare a percorrere cosa è stato la Cina di Mao, però tra i tanti errori che poi commise Mao c'è stato il fatto che è riuscita a ricompattare il senso nazionale, la forza della Cina come paese. Quando voi andate in Cina, prima cosa che pensate, in Cina ci sono 56 etnie, 90% è la cosiddetta etnia Han, che è la maggioranza della popolazione, poi ci sono 55 minoranze etniche. Eppure quando voi, salvo alcuni ceppi del Tibet e nel Xinjiang, tutti i cinesi si sentono fortemente cinesi. Nessuno in Cina metterebbe mai in dubbio l'unità del paese o il loro essere cinese. Con Deng Xiaoping, muore Mao, arriva al potere Deng Xiaoping e da lì inizia la lenta apertura della Cina verso l'Occidente. Quando noi cerchiamo di interpretare la Cina, dobbiamo, un suggerimento banale che do a tutti noi, a me stesso per primo, non possiamo leggere la Cina con gli occhiali da occidentale. È l'errore più grave che troppe persone commettono. Pensano di poter leggere la Cina interpretandola con i nostri paradigmi. No, la Cina è un mondo a sé.
Io per detto Mario, ho lavorato 8 anni all'ambasciata. Io la prima cosa che dicevo ai nostri imprenditori quando entravano in Cina, dicevo: dimenticate quello che avete imparato fino ad oggi. Questo è un altro mondo, un'altra cultura, un paese che vive di riti e vive anche di un sistema culturale istituzionale che non può essere compreso altrove. È unico. Perché dico questo? Dico questo perché quando vogliamo capire un paese, soprattutto un paese con le caratteristiche, grande paese, 1,5 miliardi di persone, 1,4 miliardi, dobbiamo partire dal sistema istituzionale. Dicevo, va al potere, Deng Xiaoping apre il paese, ma che cos'è, cos'è che sorregge la Cina? La Costituzione lo dice in modo preciso, è il Partito Comunista la guida del paese, poi c'è lo Stato che attua le direttive del Partito Comunista. Quando voi andate in Cina e avete un rapporto, avete un incontro di carattere istituzionale, è più importante il capo del partito che il sindaco della città, è più importante il capo del partito della regione piuttosto che il governatore stesso della regione. Perché? Perché lui dà le direttive. Perché al Partito Comunista è dato il compito istituzionale di guidare il paese. E come ha guidato il paese il Partito Comunista? Con un progetto di lungo periodo. Il progetto di lungo periodo era che entro 50 anni la Cina doveva raggiungere l'Occidente e entro poco più di mezzo secolo diventare indipendente dal punto di vista tecnologico. Questo era il progetto, la vision. Quando si parla di Cina, forse in questo incide anche la filosofia, il confucianesimo, tutto il retaggio storico e filosofico di questo paese, ma dobbiamo pensare che è un paese che ha sempre vissuto molto di saggezza, no, di lungimiranza. E in questo progetto ovviamente la Cina da sola, Deng Xiaoping capisce che la Cina non può farcela da sola, apre lentamente il paese alle aziende occidentali, e a partire dal 1980 c'è la corsa delle aziende occidentali a investire in Occidente. Ma perché le aziende occidentali vanno in Occidente? Perché capiscono che hanno la possibilità di produrre a basso prezzo. E non solo a basso prezzo, ma in un paese che garantisce stabilità. Perché se voi andate in Bangladesh piuttosto che in Pakistan o in Vietnam, soprattutto nel 1980, oggi sapete che c'è un governo, domani non lo sapete. La Cina garantiva stabilità. Questo è un altro elemento fondamentale per capire anche la storia della Cina. Ci sono tutta una serie di passaggi che adesso non abbiamo la possibilità di ricordare. Però a poco la Cina diventa lentamente una potenza industriale. Perché? Perché se io vado con una mia fabbrica in Bangladesh o in Thailandia o in Vietnam, state tranquilli che nessuno cercherà di imparare da me. Nessuno cercherà, tra virgolette, di copiare il mio modello, né la mia tecnologia, né il mio modello organizzativo. In Cina non è così. Vai là e scusatemi, paghi dazi, perché il Partito Comunista ha un progetto, e il progetto è che quello è che il paese deve diventare una superpotenza tecnologica, perché guardate, il mondo si controlla avendo la capacità di produrre innovazione. Perché gli faccio, scusatemi una digressione, perché l'Italia è stata una grande potenza e adesso siamo dei paese marginale? Perché noi a partire dagli anni 50 siamo diventati una potenza industriale che produceva innovazione. Giulio Natta ha preso il Nobel perché ha inventato il Moplen. Non vi sto a ricordare che cos'era l'Olivetti, ma non vi sto a ricordare anche che cos'era l'Italia industriale. Poi improvvisamente, parlando di spionaggio industriale,
a noi non hanno avuto bisogno di venirci a fare, insomma, a copiare, a rubare i segreti, gliel'abbiamo regalati noi agli stranieri, abbiamo regalato tutte le nostre imprese, abbiamo fatto le privatizzazioni, non c'è stato neanche bisogno di me. Poi sono venuti ugualmente a rubarci i segreti industriali, però siamo stati capaci noi di svendere il nostro patrimonio. Scusate la digressione, torniamo indietro. Allora, in Cina, se voi, qual è stata la tecnica? Voi volevate costruire automobili in Cina? Certo, venite, ma il governo vi obbligava a costruire l'automobile in joint venture con un'azienda cinese. Hai voglia di dire mi tengo i segreti industriali? Trasferisci tecnologia, la trasferisci. Poi hai voglia di dire come i tedeschi, ma noi teniamo gli algoritmi, i software. Bene, ma costruisci bene o male, insegni i processi, trasporti o comunque esporti tecnologia, e un paese che ha un progetto di questo genere, tutto questo lo capisce, lo fa suo. Vi dico anche un'altra cosa, ed è un elemento fondamentale per capire la Cina, poi torniamo alle tecnologie, se me lo dimentico ricordatemelo, no? Scusate, io qua sono anche di terra. Allora, qual è un altro elemento per capire la Cina? Quando parliamo anche di Inter, qual è, scusi, il tasto? Eccolo qua. Vedete, noi siamo cresciuti, alla mia età, quando ero piccolo, noi avevamo quest'idea della conoscenza, della formazione, no? Andavamo a scuola, ci davano un po' di formazione, andavamo a lavorare e poi andavamo. La nostra, il modello organizzativo della nostra conoscenza era di carattere orizzontale. Adesso, ovviamente, è tutto cambiato. Istruzione, formazione, lavoro e tempo libero sono fasi della vita che non devono mai interrompersi. Chi di noi smette di studiare o di aggiornarsi è obsoleto, non ha più capacità o possibilità di interagire neanche in un posto di lavoro a bassa tecnologia, figurarsi nei luoghi di lavoro più innovativi. Qual è la forza della Cina? La forza della Cina si chiama formazione. Cioè la creazione di gruppi o classi dirigenti che nascono da una forte base, una forza, capacità formativa e poi dalla meritocrazia. Vedete, in Italia c'è una leggenda, questa leggenda è le Frattocchi, tutti noi abbiamo sentito parlare delle Frattocchi. Le Frattocchi era una bella villa alle porte di Roma dove il Partito Comunista formava. Se voi andate a Pechino e andate alla scuola di formazione del Partito Comunista, poi è come se arrivaste ad Harvard. Un grande campus, 1000 docenti, di cui 400 professori. Racconto un aneddoto. Era un lunedì con il presidente della scuola superiore dell'amministrazione, andiamo a incontrare il capo del partito che si occupava di Europa. Era particolarmente ringalluzzo, dice, ma perché sei così felice? Cosa c'hai oggi? Ah, sono appena tornato da 3 mesi di formazione alla scuola del partito. Questo signore era il capo della sezione esteri per l'Europa occidentale del partito. Per 3 mesi ha lasciato il suo posto, la sua sedia, il suo tavolo ed è andato a studiare. E mi ha detto, sai cosa abbiamo fatto in questi 3 mesi? Io e 300 altri dirigenti del partito abbiamo preparato le tesi del Partito Comunista per il prossimo congresso. Fra pochi giorni, fra poche settimane, inizia il congresso del Partito Comunista. Se voi studiate gli atti del congresso del Partito Comunista, è un esercizio impossibile a fare anche perché non vengono tradotti tutti in cinese, ma se potesse essere fatto questo esercizio, vi accorgete quanta elaborazione c'è alle spalle, quanto studio e quanto lavoro c'è. Se voi andate in un ministero cinese, la prima cosa che notate, tutti i ministeri hanno delle think tank. E cioè, tutti i ministri, quando firmano
questo documento è pieno di dati, è pieno di analisi, è pieno soprattutto di previsioni per il futuro. Poi magari sbagliano, però ci hanno provato. Tutto bene. Poi meritocrazia. Guardate la storia di Xi Jinping. Xi Jinping, per arrivare a diventare presidente del partito, cioè presidente della Repubblica, capo del partito, per 50 anni, i primi 50 anni, li ha fatti in giro per la Cina. Xi Jinping è figlio dell'ex vicepresidente del Consiglio di Chu Enlai. Suo padre, durante la rivoluzione culturale, viene cacciato perché aveva autorizzato una pista teatrale considerata dai rivoltosi della rivoluzione culturale controrivoluzionaria. Per punizione viene praticamente, lui viene esautorato delle sue funzioni e mandato in campagna a lavorare. E il figlio assegna. Suo figlio non diventa anticomunista, si iscrive alla Lega dei Giovani Comunisti e inizia una carriera che lo porterà in diverse province, un po' come accadeva. Vi ricordate, anche nel Partito Comunista un po' accadeva così, piccole dosi, ci sono tanti dirigenti del Partito Comunista che si sono fatti le ossa prima in provincia, poi nella regione, poi sono saliti a Roma, no? Adesso non succede più, adesso tutti nascono imparati e quindi questa non esiste più che un dirigente politico si faccia le ossa nel territorio, sono cose. Però questo è quanto accade tuttora. Scusate se vi porto alla mia esperienza. Io in questi 8 anni ho conosciuto tanti leader a tutti i livelli dell'amministrazione e della politica, ma non ho mai conosciuto una persona di livello basso o comunque una persona che non avesse chiaro qual era il suo obiettivo, quali erano i suoi task, quali erano le funzioni che gli erano state assegnate. Anche perché c'è una tale competizione che se lui si sposta di qua, ci sono, per ragioni ovviamente anche numeriche, la sostituzione è facile, perché sono tante le persone che poi ambiscono a esercitare funzioni anche di carattere pubblico. Chi di voi ieri sera ha visto la trasmissione in onda? Nessuno. Ah, eravate qua. Bene. Se voi guardavate quella trasmissione di sera, un noto tra l'altro uomo, cioè un sociologo, uno storico dell'impresa, Giulio Sapelli, ha detto: i cinesi non sanno fare nulla. Io quando l'ho sentito mi sono detto: ecco perché noi stiamo sottovalutando i cinesi. Noi siamo ancora convinti, qualcuno è ancora convinto, qualcuno racconta che i cinesi sono, insomma, possono essere come un sinonimo della cineseria a bassa tecnologia, no? Tutte quelle piccole cose che abbiamo comprato tutti nei mercati e che vediamo ancora adesso, anche ho visto anche alla mezza termine stamattina. La Cina non è più questo, o almeno è anche questo. La Cina ormai è in grado di creare, parlando di navigazione, ormai le navi moderne che costruiscono i cinesi. Il record di un sottomarino di profondità è quello di un sottomarino cinese. I treni 100% cinesi viaggiano a 350 all'ora in media. Non vi sto a raccontare che presto l'unica stazione lunare sarà quella cinese. Non vi sto a raccontare cosa stanno facendo sullo spazio. Non vi sto a raccontare che cosa stanno facendo sulle nanotecnologie, sulla ricerca del grafene, che è una delle nuove frontiere della conoscenza, perché sono le tecnologie che consentiranno l'utilizzo di dispositivi elettronici più avanzati. Cioè c'è stato un investimento nella conoscenza e quindi nel futuro che non ha eguali a niente. Però arriviamo, faccio una parola, tutto bene? No. Noi che abbiamo vissuto 10 anni in Cina sappiamo i danni ambientali che sono stati provocati, l'inquinamento, anche se adesso devo dire che le cose stanno migliorando. Però è anche vero che è un paese che ha sottratto dalla povertà 600 milioni di persone. Adesso poi qualcuno... 800. 800. Vabbè. Io
non entro qui, sai, è questione di numeri, un dollaro in più, un dollaro in meno, comunque, ma prendo 800. Adesso io non sto qua a entrare sul discorso sulla democrazia, perché se volete ne parliamo dopo, se c'è un dibattito, se qualcuno è interessato a affrontare questo tema, lo affrontiamo volentieri. Però non crediate che non qualcuno, anche se i giornali spesso hanno interessi anche di carattere politico, la Cina non è la Corea del Nord, non è una dittatura con un uomo solo al comando, possibilmente un matto. La Cina ha dei pesi e contrappesi all'interno del Partito Comunista molto forti. C'è un Politburo e c'è un Comitato Centrale e c'è un grande congresso del Partito Comunista, per cui bene o male ci sono delle forme di democrazia interne molto precise e molto forti. E non è vero che in Cina voi non potete esprimere la vostra opinione. Certo, c'è un limite. Non potete professare o cercare di fare proseliti chiedendo il superamento dell'ordine costituzionale che prevede che un solo partito è al potere, che è il Partito Comunista. Chiunque voglia proporre o cercare proseliti per proporre una democrazia cosiddetta occidentale multipartito, questa persona finisce in galera. Questo è la Costituzione prevede, in realtà sono 8 gli altri partiti, ma gli altri partiti sono satelliti, quindi questo è il limite. Dopodiché non è vero che un paese dove non ci sia dibattito, chi di voi voglia leggere ogni giorno il Global Times o il China Daily, sono online, si accorge che il dibattito è molto forte, spesso le critiche sono molto pesanti. Torniamo all'intelligence, alla governance. La Cina sta coprendo un grosso vuoto lasciato dagli Stati Uniti. Noi siamo cresciuti in un mondo bipolare, in cui gli americani comandavano per 3/4 del pianeta e i russi per 1/4, 2/3, non lo so. Vabbè, le percentuali le decidete voi. Crolla il muro di Berlino e ci troviamo con un mondo con un'unica sola potenza che guida il mondo. Io credo, molti sostengono, che questa potenza non sia stata capace di gestire da sola il mondo, e questo lo provano questo metodo di esportazione della democrazia, cosiddetta democrazia, con i bombardieri. L'Iraq è forse l'esempio più grande, ma ne potremmo fare altri. È evidente che in un mondo in cui gli Stati Uniti perdono forte legittimazione politica, pensate al Medio Oriente, pensate all'Africa, in un mondo in cui l'Europa si disperde, e uso un eufemismo, e la Cina lentamente ha iniziato a occupare degli spazi. Forse adesso chiudo qua perché altrimenti ne è troppo lontano. Vi faccio due esempi. Si è appena concluso il vertice dei BRICS, dei 5 paesi emergenti. Bene, in questo paese, questo vertice si è tenuto a Xiamen in Cina, la Cina ha voluto che partecipassero altri 5 paesi che non facevano parte del gruppo: il Messico, la Thailandia, il Kenya, Tagikistan, il quinto. Allargato la partecipazione, allargato l'idea di partecipazione ai processi di governance del mondo. Se voi siete i paesi nuovi, i paesi emergenti, chiedono di poter alzare la mano e di esprimere la propria voce, chiedono di partecipare ai processi e non solo di subirli, chiedono di essere ascoltati. Poi il professor Silvati ci verrà a dire forse ho interpretato male quello che ci ha detto, spirito di dominio della Cina. Certo, ci sarà anche questo elemento, ma per intanto la Cina ha dato voce a stati, popoli, comunità che non ce l'avevano, e questo lo riconosce anche, se leggete l'articolo di oggi sul Corriere della Sera, alla fine lo riconosce anche quel commentatore straniero che parla di queste cose oggi sul Corriere della Sera. Ha dato voce a popoli che non ce l'avevano, che non l'hanno mai avuta. Arriviamo a
La Cina poi, quando voi, per capire la Cina, voi dovete pensare al tempo, la nozione di tempo. Posso fare una battuta? Me la consentite, anche se ci sono... Io avevo chiesto a Mario uno spritz, perché con lo spritz io sarei stato più... avrei raccontato più cose, ma visto che non me l'hai dato, cerco di limitarmi a questa. Un giorno un amico mi dice, sai qual è la differenza tra un uomo occidentale e un uomo, e un cinese? Chiedetemi questo. Ha detto, vedi, un occidentale incontra una donna e la vuole subito. Il cinese no. La porta fuori, la porta al karaoke, cerca, passa le ore, poi fuori. E questo voi lo vedete nella negoziazione. La prima cosa che io cercavo di spiegare ai nostri imprenditori era questa. Signori, guardate che la negoziazione qui è un'arte. Altrimenti mi fanno a fette, perché sono più bravi di voi e giocano in casa. Allora, ho conosciuto degli imprenditori italiani, peste di copia. Pensavo, allora firmo il contratto e me ne vado a casa. Mi rifiuto di andare a pranzo con loro, un po' come facevano per gli scopi. Ma siete matti. Voi quando andate a negoziare con la cucina, prima iniziate a mangiarsi e cercate di bere il Mao Tai, che è quella grappa 53 gradi, che se non avete il fegato buono lasciate perdere la Cina. Poi uscite, vi rivedete il giorno dopo, discutete, parlate, poi forse iniziate a parlare di affari. Poi forse iniziate a parlare di affari. Se voi non conquistate la fiducia, se non c'è empatia, una volta che c'è empatia ti danno tutto, ma se tu non crei questo, se loro capiscono che tu miri soltanto al tuo interesse personale, tu sei un uomo morto. Il tuo business non inizierà mai, e se inizia una cosa defunta. E allora dicevo, il tempo. I cinesi hanno capito che la loro influenza nel mondo necessitava di tempo, di gradualità. Non hanno avuto tempo, non hanno avuto fretta. Faccio un'altra, prima giustamente veniva ricordata l'armamento. I cinesi non hanno mai fatto guerra a nessuno, loro se ne vantano di questo. La Cina non ha mai invaso, è stata invasa più volte, ma non ha mai invaso nessun paese. Poi ci sono conflitti con tutti i paesi, confinanti, ci sono diatribe sui confini. L'India recentemente, sempre per parlare con noi o pakistano, l'India ha invaso una parte del territorio cinese, e i cinesi gli hanno detto stai attenti, perché se noi ci arrabbiamo siamo più forti di te. Tra l'altro l'India sta rischiando di provocare un conflitto in quell'area, però i cinesi continuano a dire negoziamo. Cerchiamo di risolvere tutte le dispute in maniera negoziale, anche perché loro sono più forti, cioè hanno un vantaggio, non c'è dubbio, ma non hanno mai usato la forza. Certo, hanno capito che la forza militare è parte predominante della possibilità di essere leader nel mondo, e si stanno armando, certo che si stanno armando, a ritmi comunque ancora molto inferiori a quelli degli Stati Uniti, ma certo è un fenomeno di cui non si può non tener conto. Allora, il punto di arrivo della leadership cinese nella così tentativo di avere un ruolo sempre più forte nella comunità internazionale è Wang Beltway. Che cos'è? Da cosa nasce? Adesso l'hanno ribattezzata Belt Road Initiative, no? Però, da cosa nasce? Nel 2013 Xi Jinping va all'Università dell'Astana, in Kazakistan, pensate, e lì fa un discorso e dice noi vogliamo promuovere la nuova via della seta, che la nuova via della seta sia marittima che via terra. State attenti, non mi fate ingannare, copre tutto il mondo tranne l'America questa via della seta, perché loro l'hanno immaginata in modo tale che tutta l'Africa, tutta l'Asia e tutta l'Europa ne viene condotta. Noi diciamo, no, Venezia, no. Ma che è Venezia? Quelli arrivano dalla Finlandia, cioè l'hanno concepito. Ma che cos'è l'idea della via della seta?
e della costruzione di infrastrutture che consentano di veicolare il trasporto delle merci e quindi consentano un'economia basata sul commercio. Tutto questo avviene nel momento in cui il signor Trump dice America first e dice io non voglio più partecipare ai processi del mondo, non ho più interesse a essere di fatto, a avere la leadership, voglio ritirarmi su me stesso. Nel momento in cui l'America si ritira su se stesso, Xi Jinping gli spiega questa strategia e ci mette i soldi. E in che cosa consiste, se vogliamo, quali sono? Consiste nell'infrastrutturazione di tutti i paesi che stanno lungo questa linea, stanno costruendo ferrovie che raggiungono, stanno passando, arrivano a Mosca, stanno attraversando tutta l'Asia, insomma ci sono progetti di infrastrutturazione spaventosi. Non contenti di questi, si fanno una banca asiatica degli investimenti, la AIIB, che finanziata anche con i nostri soldi, serve a creare infrastrutture in paesi che non hanno mai visto le infrastrutture. Portano le dighe, costruiscono le centrali elettriche, tutto con finanziamenti a tassi praticamente agevolati o comunque con tassi inesistenti. Questa è la leadership, perché nel momento in cui tu hai dei paesi che non hanno accesso alla conoscenza, non hanno accesso all'industria, tu gli prometti un futuro. Certo. Sarà dura prometterlo a tutti, però hai commesso, in ogni caso hai colmato un vuoto di leadership, hai dato una speranza che altri non hanno saputo dare. Com'è, le vie dell'inferno sono l'aspetto medio, è un processo che sarà lacrime e sangue, durissimo, perché ha dei costi enormi, però nel frattempo la Cina si fa paladino della globalizzazione. È il paradosso, il Partito Comunista, il paese guidato dal Partito Comunista è il paese che promuove la globalizzazione e lo scambio delle merci. Ovviamente, io sono d'accordo, quando conoscete la Cina sappiate che il collante di quel paese non è il comunismo, il socialismo, che pure sono parte integrante dell'ideologia che guida quel paese, ma è il nazionalismo. Quello che tiene uniti i cinesi è il senso di appartenenza, il senso di sentirsi cinesi. E aggiungo un'altra cosa. Quello che tiene unito quel partito o quel paese è la classe media. Il patto sociale non è con i ricchi cinesi e tra i ricchi, tra il partito e i ricchi cinesi, ma è tra il partito e la classe media, che sono 400 milioni di persone, che hanno prospettive di un futuro sempre migliore, che è esattamente il segno dell'involuzione delle cosiddette civiltà occidentali. Se voi pensate all'Europa, in particolare all'Europa, la grande crisi è il ceto medio, che un tempo, fino a 20 anni fa, era un ceto che aveva, meno male, raggiunto un certo benessere, prospettive per i propri figli, e che adesso è stato annientato dalla crisi economica e dalle sbagliate politiche monetarie, economiche, dei vari governi, per non dire della finanza internazionale. È questo che cambia il mondo. E vi lascio con un piccolo esempio, che però la dice lunga su quel paese. Io ho lasciato la Cina a marzo. Quando voi arrivate in Cina la prima, io ho conosciuto tanti politici italiani, arrivavano in Cina sconvolti, non ci sono le biciclette. Poi in Cina non vedevate le biciclette, solo macchine, cioè era una tragedia. Io sono andato lì a marzo, ritorno, due mesi fa, la Cina è inondata di biciclette. Che cosa era accaduto? Era accaduto che 4-5 aziende in competizione durissima con loro, tra di loro, hanno riempito le città di biciclette che voi potete affittare con il telefonino a un yuan all'ora, che non so, 10 centesimi, non lo so quant'è, e che potete lasciare ovunque volete. Quindi che cosa ha ridotto il problema dell'ultimo miglio?
perché io anche se esco dalla metropolitana e devo raggiungere il mio posto di lavoro, se a 1 chilometro, 2 chilometri a piedi sono, prendo la bicicletta, in pochi minuti arrivo. Voi arrivate in qualsiasi città della Cina e voi vedete questi milioni di cinesi si sono riappropriati della bicicletta. Ma che cos'è il segnale di questo? Il segnale di tutto questo è l'evoluzione tecnologica barra sociale di quel paese. L'evoluzione tecnologica, perché tutto questo avviene perché la Cina è il paese dove voi andate a fare la spesa usando il telefonino e pagando con moneta elettronica. Qua, figurati se ti consentono le banche elettroniche, come si chiamano, Mastercard, le robe lì di... E un segno di grande libertà. Poi con questo WeChat, che è questa applicazione che vi consente anche di fare una specie di Facebook, voi pagate tutto e vi prendete la bicicletta e ve la portate dove volete, poi la chiudete, la lasciate dove volete, poi c'è qualcuno che va, le riprende, le rimette a posto, ha tenuto anche conto di questo, ma c'è libertà, è un segno di libertà, ma soprattutto un segno di dinamicità. Quando io penso alla Cina e la confronto con il nostro paese, io penso a un paese, noi eravamo, penso all'Italia negli anni 50, un paese che aveva voglia di futuro, di costruire il nuovo mondo. Adesso tutto questo non c'è. Aggiungo però, io ci tengo sempre, so che questa è una parola che genera qualche problema, ma è anche un problema di disciplina. Guardate, nessun popolo senza disciplina va da nessuna parte. Io sono convinto di questo. Quello è un paese che ha deciso di costruirsi un proprio futuro, un proprio percorso e lo segue. Questo a partire dalla politica. Chi sbaglia paga. Ieri qualcuno ha detto in televisione, con la lotta alla corruzione Xi Jinping ha fatto fuori i propri nemici interni. Sarà vero anche in parte, ma solo l'anno scorso l'ho messo sotto indagine più di 1 milione di funzionari tra Partito Comunista e Governo e ne hanno messi dentro decine di migliaia. E in Cina se finite dentro, non è come da noi che ci sta un giorno e mezzo se siete sfortunati. C'è la pena di morte. No, vabbè, adesso senza andare per la pena di morte. C'è stato un banchieri, solo per i banchieri. No, c'è stato solo anche. Vabbè, comunque adesso non voglio entrare dentro la pena di morte. Però la pena, vi posso garantire che le pene, come è giusto che sia, vengono saltate. Guardate, ho detto tante cose, molte altre avrei potute anche dirle. Vi ringrazio per l'attenzione, ma se abbiamo ancora del tempo sarò molto felice di rispondere ad ogni vostra domanda. Grazie. Io sono Marco Saba, comunque non volevo fare una domanda, volevo invece aggiungere qualche dato a quello dell'ambasciatore. Prima di tutto il fatto che siano stati salvati dalla fame 800 milioni invece che 600 milioni è un numero importante in un momento che noi siamo in un paese dove ci sono 20 milioni di poveri e non si sa che cosa fare. Poi volevo aggiungere delle informazioni rispetto a sia alla trattazione di Selvatici, del professor Selvatici, sia per quanto riguarda per esempio il caso della Costco. Ieri io ho suggerito di leggere quel libro di Varoufakis, Adults in the Room, cioè adulti nella stanza, dove si racconta un retroscena importante dell'accordo tra il governo greco e la Cina, che funzionava che la Cina era disponibile a comprare il debito greco in misura di 1,5 miliardi di euro per ogni asta di bot che avrebbe fatto Varoufakis. E poi è successo, in cambio degli accordi con la Costco, poi è successo che il Ministero delle Finanze Varoufakis ha fatto le aste e scopriva che Pechino comprava solo 100 milioni. Quando Varoufakis ha chiamato il governo cinese ha detto che era ricattato dall'Unione Europea per impedirgli di comprare il debito greco e di salvare la Grecia. Questa è una cosa importantissima. Quindi vuol dire che il governo cinese poteva salvare la Grecia, è stato impedito dai ricatti della Troica, dell'Eurogruppo. Quindi questa è una cosa molto importante. E perché è importante questo? Perché si capisce la differenza fra la politica della Cina e la politica degli Stati Uniti.
La politica degli Stati Uniti è di impedire che l'Europa diventi una forza, una potenza, e di impedire che l'Europa compra il gas dalla Russia, cioè di impedire realmente, il progetto europeo è continuamente impedito dagli Stati Uniti. Per quale motivo? Non perché gli americani sono cattivi, perché a loro volta loro sono sfruttati dagli stessi banchieri che li obbligano a fare una politica imperialista. La politica, se vogliamo fra le virgolette, invece imperialista cinese è molto più bella. Io spero che un giorno saremo occupati dai cinesi. No, lo dico. No, lo dico, prima di tutto perché dei 3.000 condannati a morte la maggior parte sono funzionari ladri del governo, cioè loro non condannano a morte i poveri negri come fanno negli Stati Uniti, loro condannano a morte i ladri. Lo so che in Italia farebbe paura perché cioè, uno dice oddio, speriamo che non vi beccano, però in realtà questa è la vera politica della pena di morte. Io sono contrario alla pena di morte, ma se si deve fare, e certo è meglio colpire i colpevoli della povertà e non colpire i poveri. Quindi questa è una cosa molto importante, non si dice mai, ma è una questione molto importante quando si litiga sui diritti umani tra Cina e Stati Uniti, capire chi sono le vittime del sistema. Questo secondo me è importantissimo. Poi Selvatici ci ha fatto capire una cosa, che la Cina ha una politica commerciale vincente, ma non ci ha detto che tutte le banche cinesi sono proprietà dello Stato, cioè che c'è la banca dell'agricoltura, la banca dell'industria, e tutte queste banche che sostanzialmente operano oggi in Cina come quando noi avevamo liri, stanno decretando la fortuna. Perché quando Selvatici ci dice che noi non abbiamo i soldi per fare le cose, non ci racconta che noi questi soldi li potremmo avere se avessimo la sovranità monetaria. Questa sovranità monetaria ci è stata tolta progressivamente dagli accordi di Bretton Woods fino a finire al trattato di Maastricht. Guardate che il trattato di Maastricht in Italia non arriva per caso, arriva dopo 22 anni di terrorismo. Firmato il trattato di Maastricht, le brigate rosse, ho sbagliato, però mi sono spiegato, smettono di fare attentati, no? Quindi, allora, attenzione, non è che noi italiani non sappiamo più come si fanno i soldi, noi abbiamo inventato le banche nel 1200, quindi sono 8 secoli che sappiamo come si fa a fare banca. In realtà siamo stati obbligati a cedere la sovranità a questa Europa che non ci rappresenta, che non è democratica, dove c'è questo imperatore, io lo ripeto, Mario Draghi, che è il sovrano, l'unico sovrano che è rimasto in Europa, Mario Draghi, fino a quando non verrà spodestato. Dove pensate un po', a proposito di terrorismo, immaginatevi che per sbaglio un gruppo terrorista bombardasse la Banca Centrale Europea. Il risultato quale sarebbe? Che l'Europa sarebbe libera. Quindi vuol dire che abbiamo una governance sbagliata, perché non è possibile che il nostro sistema di potere, se fosse l'obiettivo di terroristi nemici e se fosse bombardato, noi staremmo meglio. In realtà dovremmo stare peggio, giusto? Quindi c'è qualcosa di profondamente malato nel nostro sistema. La domanda è semplicemente questa. Io voglio chiedere perché Rao non ci dice queste cose importanti, perché Rao non ci dice che sul tavolo di ogni funzionario del partito cinese c'è un libro che si titola Currency War, guerre valutarie, che è stato scritto da un cinese e che spiega tutta la corruzione del nostro sistema bancario occidentale. E che tutti i funzionari del partito hanno letto questo libro. Non mi ricordo l'autore, ma è una cosa famosa perché è uscita. Perché non ci racconta questo? Perché non ci dite che voi ci vorreste liberare da questo sistema? No, voi, cioè inteso i cinesi, e che sareste in grado di farlo, perché noi siamo qua a aspettare sempre qualcuno che ci liberi, perché non abbiamo capito che quelli che noi stavamo aspettando siamo noi. Sono domande? Prego Giuseppe. Allora se per favore passiamo il microfono. Ma giusto faccio come dire un paragone, una sintesi fra due elementi emersi. Il professor Selvatici all'inizio ha detto per i cinesi non è importante l'utile,
sostanzialmente perché sono aziende di Stato. E invece il dottor Rao ha detto: in Cina è più importante il segretario cittadino del partito rispetto al sindaco, o il segretario regionale rispetto al governatore, perché è il partito che dà la linea. Sostanzialmente mi sembra che avete detto la stessa cosa in termini differenti. Dove voglio arrivare? Per chi conosce un po' le basi del pensiero politico, è evidente, almeno colgo questo nei vostri interventi, che è il primato della politica sull'economia, che si estrinseca in Cina, perché quella è una teoria marxista. Ne parlo non perché non l'ho approfondita, però è il discorso del primato della politica sull'economia. E qui subentra un altro discorso, che mentre l'imprenditore occidentale, e quindi nella società liberale, come dire, il risultato è più importante del percorso, perché io imprenditore devo massimizzare il mio profitto, quindi per me il risultato è più importante del percorso. Il marxismo ci insegna che il percorso è più importante del risultato, cioè per il politico è più importante il percorso e non il risultato. E allora a questo punto è la crisi del pensiero liberale, che è la crisi del pensiero liberale contro cui impatta il sistema, come dire, cinese. E per assurdo possiamo dire che a questo punto i postulati di Marx stanno trovando una conferma. Questa è la domanda, non so se sono stato chiaro o riesco a essere chiaro. Allora, altre domande, così raccogliamo domande. Ci vediamo domani mattina per rispondere alle domande. No, però, allora, raccogliamo le domande e poi, quindi c'è Marco Rodi e poi c'è Ida, va bene? Lo so che... per favore, la domanda è perfetta. Domande, per favore, brevi, in modo tale che diamo la possibilità di domande e risposte. In ordine ai ragionamenti che lei ha fatto... sull'organizzazione della governance cinese. Io sono solito approfondire, il professor Caligiuri lo sa, sarò velocissimo, il tema delle élite, il tema della formazione delle élite. Ma mi ricollego anche a quello che ha testé detto l'avvocato col suo intervento. Lei ha detto prima, uno dei segreti della governance cinese sta nella formazione permanente. Io aggiungerei, nella globalizzazione di oggi, anche mutuando Paolo Savona, il tema della velocità, non solo nel formarsi, ma la velocità nelle scelte, nella politica. Allora, velocemente, una domanda molto sintetica. C'è un dualismo nel nostro sistema, cioè tra noi, cioè il sistema liberal democratico e il sistema, chiamiamolo autocratico, il sistema cinese, che ha queste caratteristiche, vincenti, se vogliamo dire così. Siamo consapevoli però che mutuando quel sistema perderemmo una parte dei nostri valori, questa è una domanda, non è un'affermazione naturalmente. E come si possono coniugare queste due caratteristiche? Sistema liberale democratico, i valori liberali che ci sono cari, con cui siamo nati, e la velocità invece per competere. Dobbiamo imparare ad essere più veloci, dobbiamo imparare a cambiare le nostre élite rendendo le decisioni meno rappresentative e più veloci, invece più rapide. È una domanda. Allora, grazie. C'è professoressa Domenianni, prego, grazie ancora per essere qua. Grazie a voi. No, dunque, io molto volentieri indugerei su questi temi delle ultime due domande e su questa strana sinergia che tu hai messo bene in rilievo tra il declino americano e in generale occidentale e l'emergere della Cina. Dico solo su questo una cosa, che non è che noi rinunciamo ai nostri valori perché quelli vincono perché noi abbiamo già rinunciato ai nostri valori, perché le nostre democrazie sono state
di fatto distrutte, esautorate dal neoliberalismo. Quindi, vabbè. Però io invece volevo fare un'altra domanda molto ingenua e da totale incompetente, ed è questa che dai... Intanto ti ringrazio perché io mi sono imparato molte cose e mi sono anche molto divertita, cosa difficile. Però da queste, da questi quadri che voi avete fatto manca completamente l'Africa, no? Ora, siccome c'è stata una grande espansione, credo, della Cina in Africa, ripeto che parlo da incompetente, però fino a qua ci arrivo, io volevo capire se anche questa, diciamo, progettualità cinese, appunto la via della seta, che è una strategia di conquista egemonica, insomma, del mondo occidentale, poco da fare, per caso non ha una sua base in un rapporto molto asimmetrico con un'altra parte del mondo, cioè con l'Africa. Cioè qual è il rapporto Cina-Africa? È un rapporto di sfruttamento oppure un rapporto anche lì di egemonia, di espansione egemonica benefica, diciamo, pacifica, eccetera, eccetera. Sì, allora, ha chiesto di parlare quindi il professore Taverna e poi il professore Cotroneo, prego, e poi diciamo chiudiamo le domande. Vabbè, chiudiamo, dai, è una domanda d'estate, è d'estate. Sera d'inverno, l'avremmo fatta di meno. Va bene, prego. Una domanda velocissima. Siamo coscienti che la globalizzazione cinese è già arrivata in Italia, principalmente visto l'invasione della commercializzazione di tutti questi negozi che sono aperti e stanno portando alla chiusura, alla morte delle attività commerciali degli italiani? Perfetto, grazie. Professore Cotroneo, prego. Mi ha letto nel pensiero, anche se stavo dietro. Perché proprio parlando d'Africa volevo sottolineare una cosa e fare una domanda, e sarò telegrafico, anzi sono due ma brevissime. Le Ghost City costruite in Nigeria e nella parte occidentale africana da Pechino, vorrei un vostro parere in merito a questa fenomenologia che dura ormai da 3 anni, e poi in merito a quello che avete detto entrambi, ma ci sono profili di guerra ibrida. Perfetto. Di guerra ibrida. Sì. Perfetto. Non ci sono altre domande? Luigi Barberi, prego. Io ho una sola domanda, una curiosità. Diciamo, rispetto ai quadri fatti di questa competizione tra Cina e Stati Uniti, il vostro giudizio sul fatto che la Cina detenga una grandissima quota del debito pubblico americano. Volevo chiedere se questo è un punto di forza o di debolezza degli Stati Uniti. Grazie. Grazie, perfetto. Grazie Luigi. Allora abbiamo finito le domande, le risposte. Quindi prima risponde nell'ordine delle relazioni il professore Selvatici e poi il dottor Rao. Allora, brevemente, per quel che riguarda la conquista commerciale dei cinesi dei negozi italiani, me ne sono occupato. Sappiamo tutto che i cinesi in Italia comprano bar e comprano tabaccherie, sappiamo tutti che le comprano in parte al nero, cioè di fronte al notaio con la valigetta, e comunque recenti inchieste hanno dimostrato che parte dei quattrini al nero sono frutto anche di vengono dall'andrangheta e dalla camorra. Ci sono proprio delle prove, no? Su questo c'è un conto corrente di San Marino in cui si vede che in un anno sono transitati 330 milioni, questo è un conto corrente stato a un cinese, a un signore dell'andrangheta, i quali riciclavano l'apertura dei negozi. E naturalmente questo mette un po' di difficoltà al paese, perché poi dopo i prefetti e questo dovrebbero andare a vedere un po' meglio questa faccenda, anche perché il rischio reale è che alcuni di questi punti vendita in realtà diventino dei capisaldi comunque della criminalità organizzata spalmata su tutto il paese. Si è fatto la prova su alcuni punti vendita, si è visto come alcuni bar al mattino avevano già stampato molti scontrini, certamente superiore al numero dei clienti, perché semplicemente questo è una forma moderna di riciclaggio. Però una volta detto questo, una volta scritto questo, poi dopo sono le cosiddette autorità, sono le polizie che devono occuparsi di questo, cose che comunque stanno facendo pochissimo. Non dimentichiamoci che noi stiamo subendo, no? Anche questa è una forma di concorrenza sleale, perché poi dopo l'italiano che non ha
l'equivalente provvisti i quattrini in nero, non può più acquistare, no, quell'attività. Africa sì, allora per l'Africa c'è una professoressa dell'Università di Washington, adesso vi dico anche come si chiama quell'università, che ha scritto alcuni libri su questo tema, cominciando dal fenomeno del land grabbing, no? Che il land grabbing è un fenomeno quando si ha un acquisto superiore ai 100 e un milione di ettari. Sì, certamente i cinesi stanno conquistando la Cina, ma un motivo per cui probabilmente anche, e questo sta ipotizzando anche noi, è questa spinta che hanno anche certi popoli africani di lasciare la terra per arrivare da noi, probabilmente perché i cinesi, è stato dimostrato questo da alcuni studi, che i cinesi non arricchiscono il territorio, soprattutto quello africano, ma lo impoveriscono. Quindi ci sono delle popolazioni che se prima vivevano o sopravvivevano, vengono portate sotto il livello di sopravvivenza, e quindi sono popolazioni che non hanno nulla da perdere e quindi lasciare il loro paese. Questi studi sono della Johns Hopkins University di Washington, ci sono già molte pubblicazioni e ci sono già alcuni libri su questo tema. Perché guarda la guerra ibrida, sì, è vero, la guerra è ibrida adesso, ma è anche una guerra simmetrica, no? Il fatto che i cinesi riescano attraverso dei loro centri, no? A cercare di spiare, come fanno tutti gli stati, no? E a cercare di rubare tecnologia nei computer o nei centri studi degli altri stati, sì, è vero, è una guerra ibrida. Tra l'altro, poi dopo, come abbiamo visto nel 1999, un test, su quel test l'avevano poi dopo teorizzata loro, questo tipo di guerra. Declino commerciale sì, strategie zone sì, crisi della governance sì. Allora, la prima domanda è... andiamo al bar, riuniamoci in un seminario, perché è ovvio che stiamo discutendo di questo, stiamo discutendo di un paese dove c'è il primato della politica e che ha impedito, diciamoci la verità, alle banche d'affari americane di entrare nel territorio nazionale e fare quello che hanno fatto in tutto il mondo, cioè la finanza speculativa, che poi alla fine determinano i nostri destini, stanno creando debiti inesigibili che poi alla fine qualcuno forse tra qualche millennio pagherà. Quindi io quello che ho sempre pensato, e l'ho detto anche questa sera, adesso facciamo le dovute ragionevoli comparazioni, la Cina di oggi è l'Italia degli anni 50, in cui c'era la guida dell'IRI, c'era il Ministero del Partecipazione, dove veniva rispettata la Costituzione italiana, che prevede una funzione sociale dell'impresa e che prevede comunque che lo Stato determina i programmi di sviluppo economico, né più né meno. Poi certo lì c'è un solo partito di governo, quello che volete. Il mondo, io sono convinto di questo, è crollato, il mondo occidentale, nel momento in cui si è passati da una democrazia industriale, tra virgolette, cercate di perdonarmi per la sintesi, a una democrazia di carattere finanziario. Questo però non significa che però i cinesi vogliano perdere con le attività economiche. Attenzione, c'è un grande dibattito sulle cosiddette state-owned enterprise, quindi sulle aziende di Stato. E questo dibattito è che adesso lo Stato Pantalone si è stufato, ha detto adesso queste aziende che hanno svolto una funzione sociale, che hanno trainato l'economia del paese, ma adesso devono essere modernizzate, propongono gli accorpamenti e comunque devono saper reggere sul mercato. Quindi non è più vero che anche le aziende cinesi sono dei carrozzoni, lo sono state in parte, hanno svolto una funzione sociale, una funzione di traino dell'economia fondamentale, però adesso sappiate che il traino maggiore per l'economia cinese lo danno spesso le imprese private. Pensate a Shenzhen, studiate che cos'è il polo dell'innovazione industriale di Shenzhen, tutti i telefonini che comprate, Huawei eccetera, eccetera. Guardate le varie marche che spesso sono più migliori e costano molto di meno
di quelle occidentali, guardate che sono in gran parte aziende private, non sono più aziende di Stato, ma sono aziende che sono nate con una spinta forte per la ricerca scientifica, con sostegno dello Stato per l'innovazione tecnologica. Sappiate, se voi ascoltate Xi Jinping o Li Keqiang, il primo ministro, le due parole che sentirete più frequentemente sono innovazione e riforma. L'assurdo è quello, è un paese che parla ogni giorno di riforme, di apertura, di riforme, di cambiamento, cosa che da noi ormai, diciamo, parlare di riforme è difficile, complicato, ma sono tutte riforme per il cambiamento. Velocità, anche qui io la sintetizzo così: la Cina è un paese dove ci sono dei processi decisionali spesso lenti, ma una volta assunti la velocità di implementazione è rapidissima, cioè sono ritmi che sono per noi non sono pensati. E l'esempio che vi ho fatto prima delle biciclette, un fenomeno che esplode così in pochissimo tempo, è frutto di una società che sa interiorizzare l'innovazione e il cambiamento molto in fretta. Non si spiega. E guardate che poi dietro quelle biciclette date a un R&D c'è un investimento, è un investimento in perdita apparentemente, ma sapete come fanno i soldi? Fanno i soldi sul fatto che voi dovete pagare 200 R&D di deposito, e questo 200 R&D moltiplicato per i milioni di utente è una massa finanziaria che può essere utilizzata per altri investimenti. Quindi il vero business non è tanto l'affitto della bicicletta, ma il 200 R&D che voi depositate e che non riprenderete più, perché o riprenderete solo quando deciderete che non volete più andare in bicicletta, cosa che probabilmente accadrà fra molti anni. Vediamo se ho capito tutto. Ah, ecco, una quarta cosa che volevo dire. Il problema della Cina è la stabilità. Se noi vogliamo parlare della Cina, guardate, non va tutto bene. Dobbiamo cercare di, per capire la Cina, dobbiamo capire le nuove generazioni, come reagiranno le nuove generazioni a questo sistema di potere, noi non lo sappiamo. Fino adesso il paese è stato retto dalle persone della nostra generazione, della mia generazione, che sono cresciute in una Cina poverissima e che hanno visto il boom economico. Adesso i net, come si chiama, no? Adesso ci sono i ragazzi di 20 anni di adesso, non hanno mai visto la povertà, non hanno mai visto la Cina di 30 anni fa e vogliono tutte subito. E a queste persone devi dare benessere, devi dare ricchezza, per cui questa è una sfida sociale molto pericolosa, o comunque da tenere bene in vista. Sappiate una cosa, la più grande preoccupazione del Partito Comunista è la stabilità e il consenso. Non pensiate che magari siamo al potere tranquilli, no. Il Partito Comunista è molto sensibile a quello che pensa la popolazione e alle critiche della popolazione. Sapete quali sono i fattori maggiori di critica al sistema? Corruzione, e questo spiega la guerra senza proprio frontiera, la guerra di Xi Jinping alla corruzione, l'inquinamento atmosferico, e anche questo spiega. Adesso guardate che andare a investire in Cina non è più così tanto conveniente, andate a investire in Cina solo se volete vendere in Cina, ma altrimenti i costi di produzione sono molto più alti, perché la manodopera costa molto di più, e le leggi sulla sostenibilità sono pesantissime, non andate più a inquinare come si faceva 20 o 30 anni fa. E sappiate che la Cina l'hanno inquinata soprattutto le aziende occidentali, prima quelle di Taiwan e di Hong Kong e poi le altre aziende occidentali. Quindi quello è un partito molto molto attento alla stabilità, ma molto attento anche al consenso sociale. E l'altro elemento di rottura è il web, è la rete. Guardate che i giovani parlano sulla rete, la rete è diventata un termometro fortissimo per capire il consenso che il Partito Comunista ha sulla popolazione, e non lo controllate, quello è quasi impossibile da controllare. Poi qualcuno, scusate, ma la Cina è grande, qualcuno spesso parla, non posso vedere Facebook in Cina, si lamenta, non c'ho Google, ma così facendo la Cina ha salvato se stessa.
com'è che la Cina ha salvato se stessa? Impedendo alla società di comunicazioni, mezzi di comunicazione americani, di penetrare nel proprio territorio. Questo ha consentito, bloccando Facebook piuttosto che Google, piuttosto che i social europei, questo ha consentito, che sono macchine da soldi, guardate che sta roba qua è macchina, sono macchine, noi ogni volta che apriamo Facebook paghiamo, paghiamo soldoni perché è una macchina da soldi Facebook. Così facendo sono nati i grandi colossi cinesi dell'ICT. Tencent, che è la più grossa impresa di ICT, ormai è un colosso capace di innovazioni tecnologiche sulla rete, molto più avanzate spesso di quelle americane. Stiamo parlando di Tencent, vorrei parlare di Baidu, hanno creato un sistema economico fortissimo in cui controllano i valori innanzitutto, e non è cosa da poco, impediscono la penetrazione di una cultura spesso ostile, ma soprattutto hanno garantito dal punto di vista economico il paese, hanno garantito delle, una sostenibilità al paese molto 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 alta. Poi qualcuno potrà dire non c'è la democrazia, ma anche quando parliamo di democrazia io so, aprirei un bel dibattito, ci sediamo anche qui la prossima volta con Mario, quello potrebbe essere interessante. E poi il debito. Ragazzi, è ovvio, sì, ha fatto la domanda e si è data la risposta. È chiaro che questo non ricordo la percentuale, ma credo che siano 3 miliardi di dollari. Cioè, i cinesi tengono l'America in pugno da questo punto di vista. Nel momento stesso in cui la Cina decidesse di cedere, di vendere una 10% del proprio debito, crolla il dollaro. Quindi questa è chiaro che questa è un'arma che è in mano ai cinesi, questo non si discute. Poi i cinesi non hanno nessun interesse a far crollare l'economia americana, perché crollerebbero anche loro, rispetto alla catena. I cinesi soffrono della crisi occidentale, la nostra crisi, loro la soffrono e li ha costretti a rimediare aumentando i consumi. Perché... Quindi non è un'arma un po' sottile con cui controllano, sì, certo. Guarda, la controllano, influenza, diciamo che nel braccio di ferro aiuta, non c'è dubbio, ma il debito americano non l'hanno fatto i cinesi, però un'ultima cosa, soprattutto chiedo scusa, in connessione con la supremazia militare finché dura è così, ancora ad Africa io argomento anche questo, potete dire il contrario di tutto, va bene. Un fatto banale rimane, l'Africa è stata abbandonata dall'Europa, questo è un fatto, no, io l'ho detto qualche volta, cioè un paio di volte questa sera, i cinesi hanno coperto un vuoto lasciato dall'Occidente. Allora, prendete il caso del Kenya, allora innanzitutto i cinesi non sono entrati in tutto il paese, in alcuni paesi sono entrati, ma sono alcuni paesi strategici ovviamente perché loro hanno i loro interessi. Sudafrica, hanno costruito la ferrovia, ma l'avere fatto un accordo con il Sudafrica gli ha consentito di allargare l'influenza a tutta quell'area. Un altro paese su cui sono intervenuti in modo massiccio è il Kenya, quando hanno costruito la ferrovia, un altro paese è stato pure anche l'Etiopia, cioè hanno scelto alcune aree che appunto per loro strategicamente importanti su cui hanno fatto dei forti investimenti. Io ho qualche dubbio a pensare che abbiano impoverito quelle popolazioni, ma mi affido agli scienziati della Genomics. Io penso che io studio, guardate, ogni giorno io leggo il part-time social media, i governanti africani abbandonati a se stessi sono molto grati alla Cina, ma anche per un'altra ragione che vi torno a ripetere, la soggettività politica. Per un politico in un mondo globalizzato e sentirsi solo non è un disastro. Cioè loro hanno bisogno, questi paesi, di avere dei punti di riferimento. Poi è ovvio che i cinesi hanno
tanto bisogno di avere il loro tornaconto, hanno bisogno delle materie prime, hanno bisogno del petrolio, hanno bisogno persino delle derrate agricole. La Cina, 20% della popolazione del mondo e 7% della popolazione della superficie coltivabile al mondo, soggetta a tsunami, a tutte le inondazioni di ogni anno. Quindi i cinesi hanno paura di far la fine dell'Unione Sovietica con la soia e il grano con gli Stati Uniti. Quindi c'è anche questo elemento. Io non dico che no, i cinesi non sono dei benefattori, non sono benefattori, sono però, hanno una visione larga e hanno quella che un tempo avremmo chiamato IDA, una visione terzomondista. Piaccia o non piaccia, hanno un'ideologia diversa del rapporto con gli altri paesi, di parità, li trattano da paesi sovrani, poi hanno i loro interessi, hanno il loro tornaconto, guarda, dice un modo migliore per fregare, può darsi. Ma io preferisco, cioè, però è diverso l'approccio. Poi certo, lo so anch'io, vanno a costruire la ferrovia, portano 20.000 cinesi e poi li bollano lì. E quelli creano le enclave, questo è un disastro, lo so benissimo. Ma per fare la ferrovia in un anno, se non portano quei 20.000 cinesi, non l'avranno mai. È un problema, anche quello sono problemi complicati e complessi, perché mentre il Sudafrica è un paese più avanzato, il Kenya è molto meno avanzato, è più complicato esportare tecnologie, però ci sono paesi adesso in cui hanno creato dei piani di sviluppo, poi gli scienziati americani ci hanno portato povertà, ma io ho qualche dubbio anche su questo, cioè insomma andiamo a studiare caso per caso, io penso che sia la risposta migliore, noi ideologicamente possiamo avere simpatia o no, però poi alla fine siamo là a verificare in concreto quello che accade veramente. Però, lo ripeto, in un mondo globale tu sei leader se sai essere leader, cioè se sai coinvolgere le altre persone nei tuoi progetti. E questa è la linea. Se invece dici no, la tua ideologia è esportare i tuoi valori nel modo che sappiamo, allora la tua leadership Grazie Beppe. Allora andiamo alle conclusioni di questa serata in maniera ovviamente rapida. Allora, cosa abbiamo ascoltato stasera? Abbiamo ascoltato Antonio Selvatici, che ha affrontato il tema della nuova via della seta, e Giuseppe Rao, che ha ampliato questo concetto, e poi il dibattito che ne è seguito. Vorrei premettere brevemente che quello che abbiamo ascoltato segue, dal mio punto di vista, una cultura dell'intelligence molto radicata nel popolo cinese, che parte da secoli prima di Cristo, con Sun Tzu, che individua quello che è il ruolo che hanno le informazioni, così come prima dell'attacco alle Torri Gemelle, due generali cinesi, due colonnelli, allora colonnelli cinesi, ipotizzano una guerra senza limiti collegata col crollo del muro di Berlino e con l'avvento della globalizzazione. Allora, cos'è che abbiamo ascoltato questa sera? Che la Via della Seta non è solo un progetto economico, ma è soprattutto un progetto politico, culturale e militare, ci dice Antonio Selvatici. Quindi è una strategia infrastrutturale all'interno della quale si colloca la guerra dei canali e la gestione delle rotte marittime strategiche. Ora, gli investimenti posti sul tavolo da parte della Cina sono superiori a quelli di qualunque altro paese, quindi c'è un investimento economico. Un altro aspetto, le decisioni politiche sono chiare, e questo pone un tema che è stato evidenziato nelle domande, se cioè i processi democratici siano compatibili
con quelli della globalizzazione. Non diciamo quali siano migliori o peggiori, ma si constata un oggettivo dato di fatto. Allora, un altro aspetto importante qual è? È che viene messo in discussione l'assioma che era dato per scontato tra democrazia e sviluppo economico. Abbiamo visto che non è così, che non c'è quella coincidenza che si era prospettata nei decenni passati. Così come il rapporto tra pubblico e privato e il rapporto tra globalizzazione e democrazia. Le vie della seta sono due, una terrestre e l'altra marittima. Quella terrestre, sapete dove arriva? Arriva a Duisburg, che è un nome che noi calabresi conosciamo bene. E poi, mentre la via marittima arriva in Italia, dovrebbe arrivare tra Venezia e Trieste. Ora, questo richiama l'importanza della politica marittima. L'Italia ha due grandi asset. Uno è il turismo, e abbiamo abolito il Ministero per il Turismo, l'abbiamo poi fatto rinascere collegandolo con quello del Ministero dei Beni Culturali. E abbiamo abolito il Ministero della Marina Mercantile, quindi l'altro grande asset, però abbiamo gli altri ministeri di grande importanza. Allora, l'Italia, come abbiamo detto, come forse, non so se qualcuno di noi lo sa, ma per tre lati è bagnata dal mare, quindi noi siamo un paese profondamente amarittimo. Ora, il mare può portare sviluppo, ma può portare anche pericoli, e quindi sono gli aspetti su cui, diciamo, ci siamo soffermati in una pubblicazione del Centro Studi dell'Università della Calabria. Ora, oggi abbiamo parlato di questi temi. Beh, però cosa ci ha ricordato? Che non possiamo leggere la Cina con le lenti dell'Occidente, è un mondo a sé. Per capirlo dobbiamo comprendere la nozione di tempo, il concetto di nazionalismo, la nozione di disciplina, e verificare come possono rispondere le giovani generazioni al sistema politico attuale. Il Partito Comunista governa con un progetto di lungo periodo, pensa da qui a 50 anni. Mi ricordo una vignetta di Altan che si riferiva alla politica italiana e diceva così: un annunciatore da uno schermo televisivo, l'Italia sta attraversando la crisi più grave degli ultimi 3-4 giorni. Allora, il paese deve diventare una potenza tecnologica, questo è l'ipotesi, il progetto di sviluppo delle classi dirigenti cinesi, che dal 1980, la data è precisa, avviano una politica di apertura. E cosa avviene? E avviene uno scambio tra gli imprenditori che arrivano in Cina e i cinesi. Da un lato vengono offerti bassi costi in cambio del trasferimento tecnologico, perché in Cina è chiara l'idea che chi controlla la tecnologia può controllare il mondo. Allora, la forza della Cina da cosa dipende, secondo Beppe Rao? Da una formazione permanente delle proprie classi dirigenti e dalla meritocrazia, un concetto poco praticato nel nostro paese, ma penso anche in Europa. Allora, la scuola di formazione del Partito Comunista, ci ha detto, è simile ad Harvard. E la Cina non è il paese delle biciclette, ma è il paese dove i treni vanno a 350 all'ora, dove c'è il primato dei sottomarini, dove c'è una stazione lunare avanzatissima, dove si svolgono ricerche di avanguardia come quelle al grafene. E ci sono i limiti, ovviamente, come in tutte le cose, il Giano è bifronte, i disastri ambientali, che però hanno fatto in modo che centinaia di milioni di cinesi siano sottratti alla povertà. Così come il sistema politico non è possibile contestarlo.
mi rivolgo sempre, mi richiamo sempre ad Altan, che secondo me è il più grande politologo d'Italia, dice uno dei suoi personaggi: ma questa benedetta democrazia ce l'ha ordinata il dottore? Allora, un altro elemento è che su cui si è soffermato Beppe Rao è la governance mondiale. Ora, i limiti sono evidenti a tutti. La Cina, ci ha ricordato, copre il vuoto lasciato dagli Stati Uniti d'America e dà voce oggi a stati e popoli che prima non ce l'avevano. Paradossalmente, ma viviamo in un mondo sempre di antitesi strane, il paladino della globalizzazione è la Cina, e mentre gli Stati Uniti d'America oggi invece sono i campioni del conservatorismo e del protezionismo. Quindi c'è un primato della politica sull'economia, e questo richiama il tema decisivo delle élite pubbliche, che è sempre nella nostra pista di ricerca fondamentale. Allora, le domande che sono arrivate. Allora, per Marco Sabba la sovranità monetaria è fondamentale, ci è stata tolta da Bretton Woods in poi e con i trattati di Maastricht, che sono seguiti a 20 anni di terrorismo politico che poi improvvisamente si è arrestato. Per Giuseppe Magarò è il primato della politica sull'economia, e quindi questo ribalta molti luoghi comuni che negli ultimi 25 anni abbiamo ascoltato. Per Marco Rodi la velocità per competere richiede decisioni meno rappresentative e più rapide, e per Ida Dominiani la Via della Seta è anche un progetto egemonico che riguarda l'Africa. Per Pasquale Taverna la globalizzazione cinese non ha avuto bisogno della Via della Seta perché si è già verificata in Italia. Per Enzo Cotroneo ci sono profili di guerra ibrida in quello che sta accadendo e per quanto riguarda la strategia della Via della Seta. E infine per Luigi Barberio il debito pubblico americano controllato dalla Cina è un vantaggio o uno svantaggio? Allora, su queste domande importanti, interessanti, centrali, che riguardano il futuro di ciascuno di noi, più di quanto possiamo immaginare, e si è sviluppato questo dibattito particolarmente importante. Concludo ricordando che ieri nella diretta streaming abbiamo avuto oltre 2.400 collegamenti e le visualizzazioni fino a oggi pomeriggio erano oltre 10.000. Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale di Soveria Mannelli, Angelo Sirianni, i consiglieri comunali Florindo Robettino e Peppino Gabriele per la loro presenza. Ringrazio il Reventino, Radio Radicale, Liberi TV che stanno seguendo questo nostro evento, Fiorellino e Robettino per l'organizzazione, il comandante della stazione di Soveria Mannelli, il maresciallo Andrea Pagano per la sua presenza, e vi ricordo che domani alle 9:30, alle 12 svolgeremo dei laboratori presso questa sede e completeremo l'Università d'Estate con la lezione finale del sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Ferri, che ci parlerà di intelligence e magistratura, la collaborazione istituzionale. Grazie, buona serata e se possibile buono studio a casa.